Nella lontana Asia Minore spiccava una città chiamata Troia. La ricchezza e lo splendore di questa metropoli eclissavano tutte le città vicine. Aveva anche delle magnifiche mura costruite dagli dei. Questo regno cresceva rapidamente. Alcuni dicevano che la città sarebbe diventata più gloriosa della leggendaria Atlantide. Ma le dee del destino sapevano che l'unica somiglianza tra Troia e Atlantide era il loro triste destino. A Troia regnava Priamo, insieme a sua moglie Ecuba. Aveva già avuto il suo primogenito Ettore e la regina era di nuovo incinta. La notte precedente alla nascita del bambino, la regina ebbe un terribile incubo. In questo sogno, la città di Troia era in fiamme. Il re visitò l'oracolo per cercare di comprendere il significato del sogno. La risposta data dall'oracolo fu drammatica. La nascita del secondo figlio sarebbe stata la rovina di Troia. Quello stesso giorno, Ecuba diede alla luce il bambino. Era forte e sano. Ma Priamo voleva solo evitare quella terribile profezia. Il bambino doveva essere sacrificato per salvaguardare il suo regno. Ecuba cercò di proteggere suo figlio, che aveva chiamato Alessandro, ma non poté fare nulla di fronte alla volontà del re. Il bambino fu consegnato al pastore Agelao, che fu incaricato di ucciderlo. Il pastore portò il bambino in una foresta ai piedi del monte Ida, ma quando arrivò il momento, non ebbe il coraggio di portare a termine il compito. Posò il bambino a terra e lo abbandonò al suo destino. Dopo qualche giorno, il pastore ebbe ancora l'immagine del bambino nella sua mente. Decise di tornare nel luogo in cui lo aveva abbandonato. Incredibilmente, il bambino era in buona salute ed era stato allattato da un'orsa. Il pastore capì che la vita del piccolo principe di Troia non sarebbe finita prematuramente, perché questa era la volontà degli dei. Agelao raccolse il bambino e lo crebbe come suo figlio. Il bambino fu chiamato Paride e crebbe insieme agli altri figli di Agelao. Paride divenne un uomo di impressionante bellezza e di grande forza fisica. Come il suo padre adottivo, divenne un pastore. Trascorse una vita bucolica in campagna. Conobbe la bellissima ninfa Enone, che gli giurò amore eterno. La sua vita non sembrava corrispondere al destino profetizzato. Ma non sapeva che presto si sarebbe trovato di fronte ad una scelta che avrebbe influenzato tutti quelli che lo circondavano. Il giovane Paride, mentre accudiva il suo gregge, notò che uno dei suoi vitelli si stava allontanando dagli altri, dirigendosi verso una grotta. Si recò alla grotta per cercare il vitello perduto. Ma all'interno della grotta, Paride trovò qualcosa di incredibile. C'erano tre donne di una bellezza divina. Il pastore non dubitò che fossero dee. Il giovane non sapeva che stava per prendere una decisione che avrebbe cambiato per sempre il destino del mondo. All'inizio dello stesso giorno, la Nereide Teti sposò l'eroe Peleo. Tutte le divinità furono invitate al matrimonio. Gli dei si riunirono in un grande e vivace banchetto. Ma una dea non fu invitata, Eris, la dea della discordia. Era furiosa e decise di vendicarsi. Seduti al tavolo del banchetto, Atena, la dea della saggezza, Afrodite, la dea dell'amore, ed Era, la regina degli dei, stavano chiacchierando amabilmente. La dea della discordia volò sopra il tavolo del banchetto e lasciò cadere una bella mela d'oro tra le tre dee. Sul magnifico frutto c'era l'iscrizione «Alla più bella». Questa mela sarebbe diventata nota come il pomo della discordia. Le tre dee si contesero la mela. Dopotutto, ognuna di loro si considerava la più bella tra le dee. Con un potente ruggito, Zeus fermò la disputa tra le dee.
disse che quell'atteggiamento non era degno di divinità così importanti. Zeus pensò ad un modo per risolvere lo stallo. Scelse un giudice imparziale per eleggere la più bella tra le dee. La mela della discordia fu data a Hermes, che avrebbe condotto le dee dal giudice. Tra tutti gli uomini del mondo, il giovane pastore Paride fu scelto per risolvere la controversia. Non era il più saggio, né un grande conoscitore del concetto di giustizia, ma le Moire, le donne del destino, avevano tessuto questo futuro per lui. Dopo che gli fu spiegato tutto, al pastore furono presentate le dee. «Io sono Era, la moglie di Zeus. Scegli me e ti renderò il re più ricco di tutta l'Asia. Ti darò un palazzo splendido come l'Olimpo. Io sono Atena, la dea della guerra e della saggezza. Scegli me e sarai il più grande generale del mondo. Invece di guidare le pecore, condurrai gli eserciti e sarai riconosciuto come un grande conquistatore. E io sono Afrodite, la dea della bellezza e dell'amore. I miei epiteti mi garantiscono già il titolo di più bella di tutte. Scegli me e io ti darò l'amore della donna più bella del mondo». Afrodite gli mostrò l'immagine della bella principessa Elena di Sparta. Il cuore di Paride fu conquistato dal desiderio di avere quella donna, così bella da poter essere paragonata solo alla dea della bellezza stessa. Così il giovane Paride consegnò la mela d'oro ad Afrodite. La bella dea della bellezza festeggiò la sua vittoria. Ma il risentimento rimase nel cuore delle due dee sconfitte. Atena ed Era giurarono di vendicarsi del principe troiano ed il popolo di Troia avrebbe presto pagato un grave prezzo per la scelta di Paride. La città di Sparta stava celebrando il ritorno della principessa Elena, che era stata rapita dall'eroe Teseo, ma era stata salvata dai suoi fratelli gemelli Castore e Polluce. Elena stava cercando un pretendente e, data la sua bellezza, era la principessa più desiderata in Grecia. Sapendo che la bella Elena aveva raggiunto l'età per sposarsi, tutti i pretendenti accorsero a Sparta. Suo padre, il re Tindaro di Sparta, non sapeva quale marito scegliere per sua figlia, perché qualsiasi scelta avrebbe potuto offendere gli altri. Era ad un bivio. Tra i nobili c'era Odisseo, il re dell'isola di Itaca, noto per la sua mente astuta e sagace. Anche se era il figlio di Laerte, uno degli Argonauti, alcuni dicevano che in realtà fosse il figlio di Sisifo, l'uomo così intelligente da ingannare gli dèi e persino la morte. Odisseo non aveva alcun interesse per Elena. Sapeva che una donna così bella gli avrebbe portato solo guai e il suo cuore era già legato a Penelope. Non era bella come Elena, ma era molto più intelligente. L'astuto nobile si avvicinò al re e gli fece una proposta. Chiese al monarca di usare la sua influenza sul suo fratello Icario per convincerlo a dargli la mano di Penelope. Così facendo, avrebbe aiutato il re a risolvere quella difficile situazione. Tindaro, consapevole della famosa scaltrezza di Odisseo, accettò prontamente la proposta e Odisseo spiegò al monarca cosa fare. Dopo aver ascoltato il piano di Odisseo, il padre di Elena parlò ai pretendenti. Con solennità, il re disse che non avrebbe interferito con la volontà degli dèi. Pertanto, avrebbe lasciato che fosse la principessa Elena a scegliere il marito. I pretendenti si rallegrarono. Quelli che pensavano di avere poche possibilità di essere scelti dal re si resero conto che c'era una nuova finestra di opportunità. Ma il re pretese da tutti il giuramento di accettare la decisione di Elena. Avrebbero difeso la sacralità di quel matrimonio, anche se avesse portato alla guerra. Tutti i pretendenti accettarono la proposta del re spartano e fecero il giuramento, suggellato dal sacrificio d'un cavallo. A Elena fu permesso di scegliere il marito. Ella valutò attentamente tutti,
tra cui i più coraggiosi guerrieri, re e nobili della Grecia. L'unico uomo non disponibile era Agamennone, il potente re di Micene, sposato a sua sorella Clitemnestra. Finché non vide il principe Menelao, così bello che le tremarono le ginocchia. Tutto accadde come Odisseo e il re avevano pianificato. Il re di Itaca era sicuro che Elena avrebbe scelto Menelao, perché era senza dubbio il più attraente. E Odisseo sapeva dell'ingenuità giovanile della principessa Elena, che l'avrebbe portata a scegliere l'uomo più bello. Ma l'astuto re di Itaca aveva una visione molto più strategica nel permettere a Elena di scegliere il marito. Menelao non era un nobile qualsiasi. Era il fratello di Agamennone, il re più potente di tutta la Grecia. In questo modo gli altri pretendenti non avrebbero mai tentato di entrare in competizione per Elena, per paura dell'ira di Menelao e del suo potente fratello. Proprio come gli era stato promesso, Icario, il padre di Penelope, diede sua figlia all'eroe. Così Odisseo conquistò amabilmente uno dei tesori più preziosi della Grecia. Elena e Menelao si sposarono e con la morte di Tindaro la coppia ereditò il trono di Sparta. Per diversi anni la coppia visse in relativa armonia e da questa unione nacque la principessa Ermione. Ma il regno di Sparta stava per essere scosso da una tempesta. Il re Priamo di Troia ebbe più di 50 figli. Tra loro c'erano le gemelle Cassandra ed Elena. All'inizio della loro infanzia, il loro padre decise che sarebbero state destinate a servire nel tempio di Apollo. Un giorno, quando erano ancora bambine, entrambe giocavano nel tempio di Apollo e dimenticarono l'ora di tornare a casa. Poiché era già tardi, decisero di dormire nel tempio. Durante la notte, un serpente mandato da Apollo leccò le orecchie delle giovani e così ricevettero il dono della profezia. La giovane Cassandra crebbe fino a diventare una bella donna che incantò il dio Apollo. Il dio dichiarò il suo amore per la giovane ragazza, ma lei lo respinse. Apollo riuscì a nascondere la sua rabbia per il rifiuto e le chiese solo un bacio. Quando la giovane donna avvicinò le sue labbra al dio, egli le sputò in bocca e la maledisse. Cassandra aveva ancora il potere della profezia, ma avrebbe perso il potere di persuasione. In questo modo, nessuno avrebbe creduto più alle sue profezie. Cassandra venne vista e trattata come una pazza. Se la povera Cassandra non avesse rifiutato il dio Apollo, il grande bagno di sangue che stava per arrivare avrebbe potuto essere evitato. A Troia si stavano facendo tutti i preparativi per la festa annuale in onore del principe Alessandro di Troia, che tutti credevano fosse morto. I soldati della famiglia reale si recarono sul monte Ida in cerca di premi per i vincitori dei giochi della festa. Le guardie scelsero il toro preferito del pastore Paride come tributo per i giochi. Ma lui non era disposto a perdere l'animale che gli era così caro. Così andò a Troia per partecipare al torneo e cercare di recuperare il suo toro. Enone, la ninfa che viveva con Paride come se fosse sua moglie, profetizzò. Se fosse partito per Troia, non l'avrebbe più avuto tra le braccia, perché avrebbe attraversato il mare Egeo e trovato un'altra donna che avrebbe conquistato il suo cuore. E quando finalmente avrebbe deciso di cercare di nuovo Enone, sarebbe stato troppo tardi. Il giovane pastore non era mai stato in una città come Troia e rimase stupito dal suo splendore e dalla sua grandezza. Si iscrisse ai giochi, dove avrebbe combattuto contro i migliori guerrieri di Troia. Tra loro c'erano alcuni dei figli del re Priamo, tra cui Ettore, il principe ereditario. L'audace pastore sconfisse ciascuno dei suoi avversari nel torneo, compresi alcuni dei figli del re Priamo.
Paride arrivò alla finale del torneo, dove avrebbe affrontato Ettore, il più coraggioso guerriero troiano. Il combattimento tra il figlio perduto di Priamo e il suo erede e campione di Troia era vicino. Ma incredibilmente, Paride sconfisse il potente Ettore. Deifobo, anche lui figlio del re Priamo, era furioso nel vedere un pastore umiliare la casa reale di Troia. Lui e i suoi seguaci presero le armi e attaccarono Paride. Il pastore fuggì e trovò rifugio nel tempio di Zeus. Cassandra, la profetessa screditata, che aveva già riconosciuto suo fratello e sapeva che avrebbe portato Troia alla rovina, gridò loro di uccidere Paride. Ma invece di ascoltare le grida di Cassandra, il re Priamo e la regina Ecuba chiesero agli inseguitori di Paride di stare lontani. La regina si avvicinò a Paride e, tra le lacrime, riconobbe che si trattava di suo figlio che credeva morto. Agelao, il padre adottivo di Paride, confessò che non aveva osato uccidere il principe quando era solo un bambino e che le Moire avevano scelto per lui un destino diverso. Agelao mostrò il sonaglio fatto da Ecuba per il suo bambino e tutti i dubbi sull'identità del principe furono fugati. I genitori di Paride, in lacrime, abbracciarono il loro figlio rinato e tutti celebrarono il ritorno del principe troiano. Erano passati 10 anni da quando Paride aveva riconquistato la sua posizione di principe di Troia. Improvvisamente, una delegazione di Sparta attraccò in una località vicino a Troia. Menelao, il re di Sparta, guidava la delegazione greca, che chiedeva il permesso di raccogliere i resti dei guerrieri greci, che erano ancora lì dal conflitto tra Achei e Troiani. Paride aveva il compito di ricevere i visitatori in modo ospitale, secondo la tradizione troiana. I greci furono molto contenti dell'accoglienza. Prima di partire, Menelao dichiarò di voler ripagare l'ospitalità del principe e lo invitò a visitare Sparta. Priamo, il re di Troia, sentiva la mancanza di sua sorella Isione, che era stata rapita dai greci quando Ercole aveva assalito Troia. Il re decise di organizzare una spedizione che sarebbe partita per la Grecia per recuperare la sorella del re, che era a Salamina. Il monarca ordinò di usare tutti i mezzi necessari per portare a termine la missione. Il comando della spedizione fu dato al principe Paride, che avrebbe avuto l'aiuto di Enea, principe di Dardano. Con l'aiuto della dea Afrodite, i venti spinsero le navi troiane verso la costa spartana. Paride approfittò dell'invito di Menelao per migliorare le sue relazioni con Sparta, per recuperare le sue forze prima di salpare per Salamina, dove si trovava la sorella del re di Troia. Il re Menelao era molto contento e accolse i troiani, deciso a mostrare il meglio dell'ospitalità greca. Menelao era molto orgoglioso della sua bella moglie e così le ordinò di indossare il suo abito più bello per essere presentata davanti alla delegazione troiana. Paride rimase senza parole alla vista della bellissima regina Elena. Non poteva che essere la donna il cui amore gli aveva promesso Afrodite. L'ingenua regina non sapeva che Eros, con il suo arco, la stava spiando per ordine di Afrodite. Anche Elena fu sorpresa dal fascino e dalla bellezza del principe dell'Asia. Era più bello di tutti i greci che aveva visto. Menelao era forse il più bello dei re greci, ma la sua bellezza era eclissata da Paride, che aveva una carnagione quasi divina. Il cuore della regina fu trafitto da una delle frecce di Eros. Ed Elena si innamorò improvvisamente del principe troiano. I giorni seguenti furono segnati da feste e banchetti, promossi dal re di Sparta in onore dei suoi nobili ospiti troiani. Lontano dagli occhi del re, una fiamma scaldava il cuore del principe troiano e della regina di Sparta. Ma come se il destino fosse iscritto,
Una notizia dall'isola di Creta facilitò il compimento della promessa di Afrodite. Catreo, nonno di Menelao e re di Creta, era morto. Così Menelao partì per presenziare al funerale a Creta, ma lasciò il suo ospite alle cure della regina, che avrebbe governato al suo posto. Non appena il re di Sparta fu partito, Paride ed Elena diedero sfogo a tutta la passione repressa. La coppia adultera fu consumata da una follia passionale. Il principe di Troia e la regina di Sparta decisero di fuggire insieme a Troia. Paride avrebbe ancora commesso un ultimo peccato contro l'ospitalità di Menelao. Radunò i suoi uomini per rubare il tesoro di Sparta. La piccola guarnigione del palazzo fu sorpresa e non poté fare nulla per proteggere i tesori del re. La popolazione di Sparta si rivoltò contro i troiani e cercò di impedire la fuga di Paride, che stava tentando di rapire la regina. Lanciarono pietre e frecce, ma protetta dalla guardia troiana, la coppia riuscì a imbarcarsi in sicurezza. Lo squadrone troiano lasciò Sparta, portando sul ponte un grande tesoro in oro, argento e gioielli. La coppia di amanti sembrava soddisfatta e credeva di essere sulla via della felicità. Ma la traccia lasciata dagli amanti fu seguita da Ares, il dio della guerra, e dal suo sinistro seguito. Paride ed Elena avrebbero portato guerra, morte e disperazione a Troia. Il rapimento di Elena sarebbe stata la scintilla di un conflitto che sarebbe stato cantato per i millenni a venire. La guerra di Troia stava per cominciare. La regina Elena di Sparta e il principe troiano Paride approdarono sull'isola di Cranae, vicino alla costa del Peloponneso. Erano ebbri della passione instillata da Eros e non vedevano l'ora di dare corpo a quel sentimento. Paride ed Elena trascorsero la loro prima notte d'amore sulle spiagge di Cranae. Nel frattempo gli altri troiani si divertivano con il tesoro rubato a Menelao. Ma la notizia arrivò rapidamente a Creta, dove Menelao e suo fratello Agamennone stavano ancora piangendo la morte del loro nonno. Menelao fu preso da un'enorme furia e sete di vendetta. Agamennone cercò di calmare suo fratello e gli assicurò che avrebbe fatto tutto il possibile per far rispettare il giuramento che i nobili greci avevano fatto quando Elena aveva scelto Menelao come marito. Nella gloriosa città di Micene, in Grecia, decine di signori della guerra entrarono attraverso la leggendaria Porta dei Leoni e si fecero avanti per adempiere al giuramento. Davanti ad Agamennone e Menelao offrirono i loro guerrieri. Ciascuno di questi nobili aveva le sue ragioni. Alcuni erano motivati dall'onore, altri cercavano di trarre profitto dal saccheggio della ricca città di Troia e altri, soprattutto, desideravano la gloria. Un gigantesco esercito fu formato con l'obiettivo di salvare la regina spartana. Ma il saggio Nestore era un vecchio re, che aveva già partecipato alle spedizioni più disparate. Sapeva che non si poteva partire per Troia senza reclutare l'astuto re Odisseo di Itaca. La piccola isola di Itaca non era molto ricca e i suoi pochi soldati non erano rinomati. Ma il suo re era noto per essere molto intelligente, un attributo che poteva fare un'enorme differenza durante la campagna greca contro Troia. Odisseo conduceva una vita felice con la sua bella moglie Penelope, dalla quale aveva avuto un figlio di nome Telemaco. Quando Odisseo venne a sapere che i re greci si erano riuniti per combattere Troia, sapeva che qualcuno lo avrebbe presto convocato. Il re di Itaca non aveva alcun desiderio di lasciare il suo regno e la sua famiglia per partecipare a un'avventura dall'esito incerto. Così decise di visitare l'oracolo. Se gli fosse stato detto che la guerra sarebbe stata breve e che sarebbe tornato sano e salvo, avrebbe partecipato alla missione. Ma se la profezia avesse affermato il contrario, Odisseo avrebbe trovato un modo per scappare. A Literse, il vecchio indovino profetizzò: se Odisseo fosse partito per Troia, non sarebbe tornato a casa prima di 20 anni. Durante questo periodo,
avrebbe perso tutti i suoi uomini e nessuno lo avrebbe riconosciuto più al suo ritorno. Di fronte a questo presagio, Odisseo decise di fare tutto il possibile per evitare di andare a Troia. Odisseo si finse pazzo. La notizia che il re di Itaca era impazzito si diffuse in tutta l'Ellade. La notizia raggiunse i re che erano riuniti intorno ad Agamennone, rattristandoli. Ma Palamede, il re di Eubea, che era intelligente quasi quanto Ulisse, era sospettoso. Palamede, Menelao e Agamennone partirono per Itaca per controllare la situazione di Odisseo. Al loro arrivo furono accolti dalla bella Penelope, con suo figlio Telemaco in grembo. Sembrava rattristata dalla condizione di suo marito. Odisseo lavorava la terra con un aratro tirato da un bue e un asino, una combinazione insolita. Inoltre seminava la terra con il sale. Menelao e Agamennone constatarono che Odisseo aveva perso la lucidità. Ma Palamede, nonostante quella scena grottesca, non era convinto. Prese il figlio dell'eroe dalle braccia della madre e lo mise davanti al sentiero che Odisseo stava percorrendo con l'aratro. Il re di Itaca fermò bruscamente gli animali per non investire il figlio, dimostrando che la sua follia era solo un trucco. Odisseo guardò furioso Palamede mentre restituiva il figlio alle braccia della madre. Odisseo chiese ai suoi compatrioti di dimenticare quell'episodio, perché il loro futuro era Troia. Giurò che avrebbe combattuto i troiani con un coraggio senza pari, insieme ai due figli di Atreo. E così Odisseo partì per la guerra, lasciandosi alle spalle l'amata moglie ed il figlioletto. Odisseo non avrebbe mai perdonato Palamede per averlo smascherato. Non appena ce ne fosse stata l'occasione, si sarebbe vendicato sul re di Eubea per aver messo in pericolo suo figlio e aver allontanato il patriarca della sua famiglia. Nel frattempo, Odisseo ricevette la sua prima missione: trovare il famoso figlio di Peleo, chiamato Achille. Achille era appena maggiorenne. Tuttavia, nonostante la sua giovinezza, era già conosciuto come il miglior guerriero della Grecia. Achille era il figlio del re Peleo di Tessaglia e di Teti, una divinità del mare. Il mito raccontava che fosse invulnerabile. Da bambino sua madre lo aveva immerso nel fiume sacro Stige. Grazie a questo rituale sarebbe stato protetto dagli dèi. Il suo unico punto debole era il tallone, che non aveva toccato l'acqua del fiume sacro. Achille crebbe e, insieme al suo fedele amico Patroclo, fu addestrato dal centauro Chirone, il famoso addestratore di eroi, per diventare il più grande guerriero del suo tempo. I greci erano ormai pronti per la guerra, ma il re Agamennone sapeva che gli elleni non sarebbero partiti per Troia senza il loro più grande eroe. L'indovino Calcante aveva predetto che, senza Achille tra gli Achei, la vittoria a Troia sarebbe stata impossibile. Odisseo, venuto a conoscenza di questa profezia, partì alla ricerca di Achille. L'eroe di Itaca desiderava fortemente il successo di questa spedizione, in modo da poter tornare sano e salvo nella sua terra, dove si sarebbe riunito alla sua amata Penelope e a suo figlio Telemaco. Teti era a conoscenza della profezia che sosteneva che, se suo figlio avesse combattuto a Troia, non sarebbe mai tornato vivo. E, sfruttando la sua autorità materna, ordinò ad Achille di nascondersi alla corte del re Licomede. Lì si sarebbe vestito da donna e si sarebbe mescolato alle innumerevoli figlie del re, ricevendo il nome di Pirra. In questa corte viveva anche la principessa Deidamia, la fidanzata di Achille, con la quale aveva già un figlio di 4 anni. Il suo nome era Neottolemo, soprannominato Pirro. Seguendo alcuni indizi, Odisseo arrivò al palazzo del re Licomede, che lo ricevette con grande ospitalità e gli presentò le sue numerose figlie. Tra queste c'era Achille sotto mentite spoglie. Il re di Itaca aveva con sé dei regali per le figlie di Licomede. Sul tavolo mise gioielli,
trucchi egiziani, profumi, specchi, seta e una spada. Le ragazze erano entusiaste di vedere i regali. Cominciarono a provare i regali e Odisseo notò che una aveva gli occhi fissi sulla spada. Improvvisamente, uno degli uomini di Odisseo corse nel palazzo, gridando che erano stati attaccati dai pirati. Le ragazze urlarono istericamente, correndo nelle loro stanze. Ma Achille afferrò istintivamente la spada e si preparò al combattimento. Naturalmente non c'era nessun pirata. Era tutto parte dello stratagemma organizzato da Odisseo. E in questo modo l'eroe travestito fu smascherato. Achille, vergognandosi di essere stato smascherato, fu contento di essere chiamato a marciare su Troia insieme agli altri eroi greci. Era rimasto nascosto solo per volere della sua madre divina. Achille si congedò dalla principessa Deidamia e da suo figlio Pirro. Questo ragazzino era destinato a raggiungere glorie grandi quasi quanto quelle di suo padre. Achille promise a Odisseo che avrebbe radunato i suoi uomini e si sarebbe unito all'esercito di Agamennone per trovare la gloria davanti alle mura di Troia. Mentre Agamennone stava gestendo gli ultimi preparativi prima di partire con il suo immenso esercito verso Troia, decise di inviare un'ambasciata alla corte del re Priamo di Troia in missione diplomatica. La delegazione greca comprendeva l'astuto Odisseo di Itaca, Palamede dell'isola di Eubea e Menelao, re di Sparta. L'arrivo della spedizione ellenica sorprese l'intera corte troiana. Fino a quel momento, la notizia del rapimento di Elena non aveva ancora raggiunto Troia. Gli eroi greci chiesero un'udienza al re Priamo per discutere le terribili offese del loro principe. Priamo ricevette gli emissari nel suo palazzo, credendo che si sarebbe parlato del salvataggio della principessa Esione. Dopotutto, questo era lo scopo della missione imposta a Paride. Anche se Odisseo era noto per risolvere qualsiasi situazione, il suo rivale Palamede era a capo della delegazione. Palamede era noto per essere un maestro della negoziazione e per avere una lingua d'argento. Era così bravo con le parole che fu l'inventore di diverse lettere dell'alfabeto greco. Il capo della delegazione presentò il suo caso al re di Troia, denunciando il crimine contro l'ospitalità commesso da Paride, che aveva rapito la moglie del suo ospite e rubato i suoi tesori. Palamede pretese che il re di Troia restituisse pacificamente la regina di Sparta a suo marito e minacciò di portare guerra in territorio troiano se le richieste del re Agamennone non sarebbero state soddisfatte. In quel momento i figli di Priamo presero le loro spade, sentendosi offesi dalla minaccia greca. Ma Priamo ordinò ai principi di mettere via le spade, perché i nobili greci erano solo messaggeri del re Agamennone. Il re Priamo affermò di non essere a conoscenza delle azioni di suo figlio e disse che la regina greca non si nascondeva nella sua corte. Il re disse anche che i greci non avevano il diritto morale di avanzare tali pretese. Dopotutto, nel recente passato, Ercole aveva rapito la principessa Esione di Troia, portandola in Grecia. Priamo disse che avrebbe restituito Elena ai greci se essi avessero restituito sua sorella, che non vedeva da molto tempo. Palamede sottolineò che le condizioni del grande re Agamennone non erano negoziabili. Esione viveva felicemente a Salamina, dove regnava a fianco del marito, e aveva mandato il suo amato figlio Teucro a unirsi all'enorme esercito ellenico per trasformare le mura di Troia in polvere. Cercando di mantenere la calma, Priamo disse che, dato il caso, la regina Elena di Sparta sarebbe stata restituita alla sua patria se si fosse presentata a corte, se questo era il suo desiderio. Altrimenti avrebbe avuto asilo e protezione a Troia. Odisseo si rese conto che Palamede stava solo accrescendo l'animosità tra i due popoli. Il re di Itaca cercò di sgonfiare la tensione dei discorsi di Palamede e Priamo. Egli, entrando a Troia, aveva capito che la città era una vera fortezza e che le mura costruite da Apollo e Poseidone erano praticamente impenetrabili.
Un assedio a quella città avrebbe fatto durare la guerra per anni. Perciò Odisseo cercò di convincere Palamede e Priamo a raggiungere un accordo ragionevole. Ma l'orgoglio del re troiano era ferito dalle minacce di Palamede, che aveva seminato Eris nel cuore di Priamo. La missione diplomatica fallì. La guerra era dietro l'angolo e l'odio che Odisseo provava per Palamede crebbe. Il suo rivale aveva sprecato l'opportunità di mantenere la pace tra i due popoli. In Grecia, diversi re si presentarono ad Aulide, dove si stava radunando il grande esercito. Questi re si erano riuniti lì per adempiere al giuramento, difendere il matrimonio di Menelao ed Elena di Sparta. E per adempiere a quel giuramento, i nobili mandarono le loro navi e i loro migliori guerrieri per formare il più grande esercito che il mondo greco avesse mai visto. Gli elleni desideravano che Nemesi e Lerinni fossero dalla parte dei greci nella loro ricerca di vendetta e punizione, fomentata dall'oltraggio di Paride, il principe troiano, che aveva violato le leggi imposte da Zeus, rapendo la bella regina Elena. Tutte le risorse e le provviste necessarie per portare avanti l'impresa contro i troiani furono raccolte. Gli sforzi diplomatici per evitare un conflitto su larga scala erano falliti. La guerra stava per scoppiare. Fu dato l'ordine a tutti i comandanti e agli uomini di prepararsi a partire. Non appena le condizioni del vento fossero state favorevoli, il potente esercito sarebbe partito per l'Asia. Tutte le armate furono mobilitate, ma sulle spiagge di Aulide regnava una grande calma. Il vento necessario per la partenza smise di soffiare. Nemmeno una semplice brezza sembrava aiutare gli sforzi degli Achei. Passarono diversi giorni senza vento. I soldati, che aspettavano da tempo, cominciarono a spazientirsi. Gli accampamenti temporanei non erano stati costruiti per una permanenza così lunga. I problemi di approvvigionamento e la proliferazione delle malattie cominciarono ad abbassare il morale dei combattenti. Alcuni soldati morirono ingloriosamente, senza aver mai messo piede in terra troiana. Il malcontento cresceva a dismisura. Sembrava che gli dei non fossero disposti a favorire i greci nei loro obiettivi. Nell'accampamento cominciarono a circolare voci di ogni tipo. Per evitare che la situazione andasse completamente fuori controllo, i nobili decisero di rivolgersi a un noto veggente. Il suo nome era Calcante. Il sacerdote fu nominato veggente ufficiale dell'esercito greco. A quel tempo nessun esercito aveva il coraggio di andare in guerra senza un veggente capace di interpretare gli auspici degli dei. Osservando il volo degli uccelli ed esaminando le viscere degli animali sacrificati, questi sacerdoti erano in grado di comunicare con gli dei e attraverso i poteri profetici concessi da Apollo erano in grado di interpretare i loro desideri. Gli uomini si riunirono e guardarono Calcante con apprensione mentre scrutava il cielo in cerca di un messaggio degli dei. L'espressione serena del veggente si trasformò rapidamente in una espressione dolorosa. Il veggente si rivolse alla folla e rivelò la volontà degli dei. Egli affermò che tale tranquillità non era solo un fenomeno meteorologico. L'assenza di vento era una rappresaglia della dea Artemide contro Agamennone. Il re, figlio di Atreo, aveva ucciso uno dei cervi consacrati alla dea Artemide durante una caccia. E come se non bastasse, Agamennone aveva avuto il coraggio di affermare che nemmeno la dea della caccia avrebbe potuto abbattere quella creatura con un colpo così preciso. Offesa, la dea aveva fatto sì che i venti smettessero di soffiare sulle rive di Aulide, finché il grande re non si fosse riconciliato con lei. Per fare questo, avrebbe dovuto sacrificare ciò che amava di più, la sua giovane e bella figlia, Ifigenia. Un grande dolore colpì tutti coloro che udirono quei presagi. Ma nessuno stava soffrendo più di Agamennone. Il grande accampamento dell'esercito greco era immerso nel silenzio. Il terribile presagio pronunciato dal veggente Calcante aveva colpito tutti gli Achei,
Del resto, esigere da un uomo il sacrificio della sua amata figlia sembrava inconcepibile. Nella sua tenda, il grande sovrano Agamennone era costernato per il terribile destino impostogli dalle Moire. Il suo più grande desiderio era sempre stato quello di avere tutti i nobili greci sotto il suo comando, alla ricerca di un obiettivo comune. Ma non era disposto a pagare l'orrendo prezzo necessario a soddisfare le sue ambizioni. Il re di Micene parlò con suo fratello Menelao e disse che non avrebbe sacrificato la sua figlia prediletta solo per salvare la moglie di suo fratello, che era stata rapita dai troiani. E dichiarò che sua moglie Clitemnestra non avrebbe mai permesso il sacrificio di una delle sue figlie. Menelao, che inizialmente comprendeva il dolore del fratello, fu più incisivo, mostrando al fratello la verità che il dolore non gli permetteva di vedere. Disse che le migliaia di uomini lì presenti erano figli di qualcuno e che quel padre aveva mandato il suo tesoro più prezioso a combattere e sacrificarsi per l'onore del suo popolo. Questi patriarchi avevano messo nelle sue mani la più formidabile generazione di giovani che la Grecia avesse mai prodotto, per versare il loro sudore e il loro sangue per la gloria e l'orgoglio della loro terra. L'uomo più potente della Grecia piangeva come un bambino, mentre suo fratello cercava di consolarlo. Sapeva che non c'era altro modo che eseguire la volontà degli dèi. Agamennone sapeva che sua moglie non sarebbe stata d'accordo con quella decisione, così decise di ingannarla. Nella sua lettera alla regina, Agamennone chiese la presenza della principessa Ifigenia nell'accampamento per celebrare il suo matrimonio con il famoso eroe Achille. Menelao e gli altri greci furono contenti della coraggiosa decisione di Agamennone, ma Odisseo rimase sospettoso. Quella sera, un altro messaggero partì frettolosamente dalla tenda del comandante, senza sapere che Menelao e Odisseo lo stavano osservando. Essi intercettarono il messaggero, che portava un messaggio per la regina di Micene, ordinandole di non portare sua figlia sulle rive di Aulide. Poco tempo dopo, Ifigenia e la regina Clitemnestra arrivarono al campo degli Achei. Si accorsero che l'accoglienza era molto diversa da quella che avevano immaginato, perché assomigliava a un funerale. Agamennone strinse la figlia al petto e molte lacrime caddero dai suoi occhi. La principessa era sorpresa, perché non aveva mai visto suo padre piangere. La regina le disse di non preoccuparsi, era solo addolorato di dare la sua amata figlia a un altro uomo. Improvvisamente, per un colpo di fortuna, Achille passò nelle vicinanze e, vedendolo, la regina si congratulò con lui per il fidanzamento. Ma Achille non sembrava capire cosa stesse succedendo, dato che non aveva progettato alcun matrimonio. Achille si rese subito conto del complotto di Agamennone. Quest'ultimo aveva usato il suo nome per attirare sua figlia in sacrificio. Sentendosi oltraggiato, rivelò tutta la verità alla regina. Clitemnestra si inginocchiò ai piedi di Achille, gli prese la mano e lo pregò di difendere sua figlia da questo atto infido. Achille assicurò alla regina che avrebbe difeso Ifigenia e il suo onore, anche se questo gli fosse costato la vita. La regina corse alla tenda di Agamennone, dove erano già riuniti i sacerdoti che avrebbero organizzato il sacrificio. Clitemnestra abbracciò la figlia e le raccontò tutto quello che il padre aveva preparato. La giovane principessa non poteva credere che suo padre fosse capace di una cosa simile. Ifigenia pregò il padre di non lasciare che la sacrificassero, perché era innocente e non aveva nulla a che fare con quella disputa. Ma consumato dal dolore, Agamennone disse che quella era la volontà degli dèi, e davanti agli dèi anche il più grande dei re era impotente. Achille entrò improvvisamente nella tenda con la spada sguainata e disse che nessuno avrebbe toccato la principessa finché lui avesse avuto vita. Disse anche che se lo avessero ucciso, l'intera spedizione sarebbe fallita, poiché era stato profetizzato che i greci avrebbero ottenuto la vittoria solo se lui avesse combattuto sotto le mura di Troia. La giovane principessa fu commossa dalla saggezza degli dèi e Achille mise giù la sua spada. Disse che avrebbe accettato di essere sacrificata, perché da questo
dipendeva la vita di tutti i guerrieri greci e dei figli della Grecia, che avrebbero versato il loro sangue sul suolo troiano. Avrebbe donato il suo a nome di tutte le donne della Grecia. Achille prese le mani di Ifigenia e le disse che era la donna più virtuosa che avesse mai conosciuto. Aggiunse che avrebbe avuto il più alto degli onori se fosse stato suo marito, se questa fosse stata la volontà degli dei. Ifigenia chiese alla madre di perdonare suo padre, poiché non aveva altra scelta che obbedire alla volontà degli dei. Tutto l'esercito si commosse nel vedere la principessa salire con fierezza le scale che portavano all'altare del sacrificio. Agamennone poggiò il pugnale sul collo della figlia, che lo offrì dolcemente. Chiese alla dea Artemide di accettare il sacrificio supremo a nome di tutta la Grecia. Lanciando un grande grido di dolore, il re tagliò la gola della sua amata figlia. Poco dopo, Agamennone depose il corpo inerte di Ifigenia sull'altare. Un forte vento cominciò a soffiare verso Troia e le migliaia di guerrieri sulle spiagge di Aulide celebrarono l'eroico sacrificio della principessa Ifigenia. Agamennone, ancora coperto del sangue di sua figlia, giurò che Troia sarebbe stata rasa al suolo e che avrebbe usato le sue ceneri per costruire un monumento al sacrificio di Ifigenia. Dopo il sacrificio di Ifigenia, l'armata greca era finalmente pronta a dirigersi verso Troia. Le loro navi erano rifornite e gli uomini erano ansiosi di iniziare il loro viaggio. Calcante fece gli ultimi sacrifici agli dei per garantire un viaggio sicuro. Improvvisamente, il veggente osservò sul ramo dell'albero sopra la sua testa un serpente che si avvicinava a un nido con 8 passerotti e la loro madre. Il serpente divorò tutti gli uccelli e Calcante rivelò ai greci il significato di quel presagio. Disse che i figli di Priamo sarebbero caduti uno dopo l'altro. Alla fine, la città di Troia avrebbe ceduto di fronte al coraggio dei figli di Hellas. In quel momento tutti i guerrieri festeggiarono, ma non sentirono il resto della predizione. Ci sarebbero voluti 9 anni di assedio e la città sarebbe caduta al decimo. Con l'aiuto di venti favorevoli, la flotta greca attraversò il mare Egeo verso Troia. Più di 1200 navi, piene di guerrieri, salparono dalle spiagge di Aulis per punire Troia, dopo l'umiliazione causata dai nemici che avevano rapito la regina Elena di Sparta. Agamennone, il comandante dell'esercito greco, voleva vendetta, ma era anche motivato dall'avidità. Voleva che il bottino di guerra lo rendesse più ricco e potente. Altri eroi, come Achille, miravano a raggiungere la gloria sui campi di battaglia e a mettere il loro nome segnato tra le stelle. Ulisse, invece, voleva soprattutto tornare a casa il più presto possibile, purché garantisse la gloria nel regno di Itaca e della sua famiglia. Molti altri guerrieri volevano trionfare sul campo di battaglia troiano. Tra questi c'era il gigantesco Aiace di Salamina e Diomede di Argo. Un altro famoso guerriero dell'epoca, destinato a lasciare il segno nel conflitto, fu Filottete. Era un fedele amico di Ercole e ricevette dal grande eroe il suo magnifico arco e le sue frecce avvelenate con il sangue dell'idra, mentre Ercole era in agonia. Sebbene fosse destinato a grandi conquiste, una grande disgrazia colpì l'eroe mentre stava lasciando la nave per rifornirla di provviste per il viaggio. In mezzo all'erba emerse improvvisamente un serpente che attaccò la gamba di Filottete. Alcuni dicono che il serpente stava eseguendo gli ordini di Era, che lo stava punendo per aver fatto amicizia con Ercole, un nemico della dea. L'eroe fu aiutato a tornare alla barca dai suoi amici, sentendo però un dolore terribile. La sua ferita causò una macchia nera che si diffuse lungo tutta la sua gamba. Il dolore era così forte che il povero Filottete non riusciva a smettere di urlare dal dolore. L'odore putrido della ferita dell'eroe, oltre alle urla e ai gemiti senza fine di Filottete, disturbava i marinai e i guerrieri delle navi vicine. Ulisse si rese conto che se questa situazione fosse continuata, i greci avrebbero raggiunto le spiagge di Troia con il morale a pezzi, il che sarebbe potuto essere una tragedia per la spedizione.
Ulisse ordinò allora alla nave di Filottete di attraccare all'isola di Lemnos, dove l'eroe sarebbe sbarcato. Filottete fu lasciato sulla spiaggia dagli uomini di Ulisse, insieme al suo arco, alla faretra e ad alcune provviste. L'eroe esperto e il suo arco speciale sarebbero stati un aiuto importante nelle grandi battaglie che seguirono. I greci arrivarono persino a pentirsi di averlo abbandonato. Lontano, il principe Paride stava finalmente tornando a Troia, con la bella Elena al suo fianco. Anche se erano impressionati dalla bellezza della regina spartana, il popolo la considerava duramente, perché sapevano che portava con sé le pene del dio Ares e del suo sinistro seguito. I nobili e i principi troiani non volevano che Paride e la sua preda si stabilissero nel palazzo reale. Ma quando videro i tesori rubati a Sparta, che dovevano essere distribuiti tra loro, e le belle donne greche che accompagnavano Elena, che potevano essere loro concubine, i nobili cambiarono rapidamente idea, accogliendo il principe. La regina Ecuba, su richiesta del re, chiese a Elena se si presentava a corte di sua spontanea volontà. Elena la assicurò che era lì per amore genuino per il principe Paride e che la sua vita era in pericolo a causa dell'enorme odio che i greci avevano per lei. Dopo questa risposta, il re Priamo fece in modo che lei rimanesse sotto la sua protezione, concedendole la cittadinanza troiana. Da quel giorno divenne nota come Elena di Troia. L'imponente armata greca si stava dirigendo verso le spiagge di Troia. Migliaia di guerrieri greci cercavano la gloria davanti alle porte della grande città. Sulla spiaggia, Ettore, il principe troiano, comandava l'esercito reale per conto di suo padre, il re Priamo. Il loro obiettivo era quello di respingere i greci in mare, ma non erano preparati ad affrontare un esercito di quelle dimensioni. Le navi degli Achei avevano già raggiunto la spiaggia. Anche se era un grande onore essere il primo a mettere piede in terra troiana, tutti i soldati greci esitavano, perché una profezia aveva detto che il primo uomo a sbarcare durante la guerra sarebbe stato anche il primo a partire per il regno di Ade. Odisseo capì che bisognava fare qualcosa in fretta, così gettò il suo scudo nella sabbia e vi saltò sopra. Senza toccare le sabbie troiane, il re di Itaca chiese ai suoi compatrioti di sbarcare e conquistare le spiagge prima che l'esercito di Ettore si schierasse contro di loro. Odisseo stava scappando dalle frecce lanciate dai troiani e il suo coraggio convinse gli uomini a sbarcare. Protesilao, figlio del vecchio re Ificle, fu il primo greco a mettere piede sulle spiagge della Troade. Protesilao si fece forza e guidò i suoi uomini alla conquista della spiaggia. Avanzò e sconfisse diversi guerrieri troiani che si trovavano sulla sua strada. Ma il suo enorme coraggio lo portò faccia a faccia con il potente Ettore, il campione di Troia. I due eroi misurarono le loro forze, ma Protesilao stava per realizzare la profezia. Ettore gli tolse la vita e Protesilao fu il primo greco a cadere sul suolo troiano. Achille e il suo esercito di mirmidoni attaccarono il fianco sinistro dell'esercito nemico. La superiorità dei guerrieri del figlio di Teti fece tremare gli uomini di Troia. Ma Achille incontrò presto la sua prima grande sfida. Il nome del guerriero era Cicno, un potente semidio figlio di Poseidone. Si diceva che non poteva essere ucciso con una lancia o una spada, una freccia o una pietra. Era praticamente invulnerabile. Achille finalmente ebbe il piacere di duellare con un nemico che poteva eguagliare le sue capacità. Il figlio di Peleo scagliò la sua lancia con tutta la sua forza contro il petto di Cicno, ma la lancia rimbalzò sulla corazza di bronzo che gli era stata data da Efesto, signore delle fucine. Anche il figlio del dio dei mari scagliò la sua lancia. Achille la bloccò, ma la forza del lancio era così grande che perforò lo scudo. Achille prese la sua spada e avanzò contro l'avversario troiano. Ma Cicno afferrò la sua spada con la mano e rispose con poderose testate. Il capo dei mirmidoni rimase stordito, mentre Cicno avanzava con la sua mazza in mano. Il figlio di Poseidone era pronto a spaccare la testa del campione degli Achei. Improvvisamente, Achille anticipò l'attacco mortale con un colpo del suo scudo.
Approfittando del disorientamento del nemico, l'eroe Acheo saltò sulla sua schiena e iniziò a strangolarlo. Il forte Cicno, già privo di forze, cadde in ginocchio sotto la grande potenza delle braccia di Achille. Il semidio morì e non sarebbe stato il solo grande guerriero a cadere davanti al potente Achille. Ettore, rendendosi conto che non aveva abbastanza numeri per contenere l'orda di invasori, ordinò ai suoi uomini di ritirarsi e ripararsi dietro le mura. I greci celebrarono la loro prima grande vittoria contro i troiani. La conquista delle spiagge della Troade era strategicamente importante per la campagna e la loro vittoria fu ottenuta con poche perdite. Una grande pira funeraria fu eretta per onorare Protesilao, il primo guerriero greco a mettere piede su quelle terre, alla testa dell'esercito degli Achei. Sarebbe stato il primo di molti a morire sui campi di battaglia in nome dell'onore greco. I greci avevano già conquistato le spiagge di Ilio e la vittoria del giorno precedente aveva sollevato il morale di tutti i guerrieri achei che credevano in una rapida vittoria contro Troia. Nella tenda di Agamennone, i principali capi parlarono di un assalto immediato alle mura di Troia, riflettendo se questa sarebbe stata la strategia più corretta. Il momento sembrava favorevole e il coraggio dei troiani doveva essere scosso. Agamennone dichiarò che, contrariamente a quanto avevano predetto gli oracoli, Troia sarebbe caduta facilmente e sarebbero tornati rapidamente a casa. I signori della guerra lasciarono la tenda, decisi ad assaltare la cittadella troiana quel giorno stesso. Sul suo carro, Agamennone guidò il gigantesco esercito verso le mura di Troia. Tutti marciavano con incrollabile determinazione, ma non avevano ancora un'idea precisa dell'ostacolo che avrebbero incontrato. La città di Troia non era difesa da un muro ordinario. Era più alto e più robusto di qualsiasi altra fortezza nel mondo. Quest'opera di ingegneria non poteva essere stata fatta da mani umane. I suoi costruttori erano infatti gli dei Apollo e Poseidone. Contrariamente a quanto pensavano gli Achei, la fanteria troiana rimase dietro le mura, pronta ad affrontare ancora una volta i greci. Sopra le mura, centinaia di arcieri fornivano copertura alle truppe sottostanti. Senza paura nei loro cuori, i greci avanzarono contro i nemici e una pioggia di frecce cadde sulle loro teste. I troiani combattevano in una stretta formazione difensiva, mentre l'esercito greco era reso sempre più debole dalle frecce che cadevano dal cielo. I generali greci capirono che un assalto diretto a Troia era impossibile in quel momento e ordinarono alle loro truppe di ritirarsi. Il comandante troiano Ettore e i suoi uomini festeggiarono dopo la loro prima vittoria sui greci, dimostrando ai loro avversari che avrebbero combattuto fino alla morte per difendere le loro case e le loro famiglie. Non potendo attaccare direttamente le mura, i greci optarono per assediare la città e costringerla alla resa per fame. Ma questa strategia non ebbe il successo sperato. Troia era una città enorme e aveva diversi alleati nella regione, che fornivano alla città rinforzi e risorse strategiche. Pertanto il blocco greco non funzionò in modo efficiente. Tra i greci si diffuse la voce di una nuova profezia che poteva cambiare il destino della guerra. Ettore, figlio del re Priamo, conduceva sempre i suoi uomini in prima linea, ma aveva un giovane fratello di nome Troilo. Questo era solo un ragazzo, ma le sue incredibili abilità potevano condurlo a un destino glorioso. Il ragazzo era un eccellente arciere. Sui bastioni mostrò il suo talento, colpendo i suoi nemici con perfetta precisione. Era anche un formidabile cavallerizzo, cavalcando i veloci cavalli troiani senza sella né redini. L'intrepido ragazzo cavalcava fuori da Troia nella campagna, senza paura dei nemici intorno a lui. Una profezia diceva che se Troilo avesse raggiunto i 20 anni, avrebbe preso il posto di Ettore e condotto Troia alla vittoria. Per non permettere la consumazione del presagio, il potente Achille si offrì volontario per dare la caccia al giovane che minacciava lo sforzo dei greci.
Troilo portava spesso il suo cavallo a bere alla fontana di Apollo, un luogo sacro che nessun greco avrebbe osato vilipendere per paura della furia del dio. Ma al ritorno a Troia trovò una terribile sorpresa. Travestito, Achille tese un'imboscata al ragazzo mentre stava tornando. Troilo si voltò e cercò di tornare alla fonte, ma Achille, il guerriero dai piedi leggeri, gli corse dietro, e se il suo cavallo non fosse stato così veloce, sarebbe stato raggiunto. Proprio mentre il ragazzo stava per raggiungere la fonte, il suo petto fu trafitto dalla lancia di Achille. Lo spietato guerriero rimise il corpo del ragazzo sul suo cavallo e lo mandò in viaggio verso Troia. Alla vista del cadavere del ragazzo, tutta la città pianse come se l'eroe Ettore stesso fosse morto. Una delle speranze dei troiani era semplicemente svanita. Dopo il fallimento dell'assalto alle mura di Troia, i greci capirono che sarebbe stato necessario un lungo assedio della città per mettere in ginocchio i troiani. I giorni passavano e la noia si impadroniva delle truppe greche, in un'attesa senza fine. A lungo andare questo stallo poteva nuocere al morale dei soldati. L'astuto Palamede, molto ammirato dai suoi compagni, inventò il gioco dei dadi. Gli uomini furono così in grado di intrattenersi e passare il tempo. Intanto i greci scatenarono una serie di incursioni militari per indebolire i vicini e gli alleati di Troia, i quali spesso inviavano rifornimenti e uomini per rinforzare le posizioni troiane. Gli eroi achei che presero parte a queste spedizioni ambivano soprattutto a saccheggiare i tesori di queste città e a migliorare la propria posizione tra gli altri capi greci. Nel frattempo, sulle spiagge di Ilio, le scorte di cibo per le truppe scarseggiavano pericolosamente. Ma con il ritorno di Palamede e della sua flotta, con grano, olio e carne dalla Tracia, questa situazione critica fu risolta. I soldati cantavano canzoni in onore di Palamede. Agli occhi degli uomini comuni era l'unico nobile che si preoccupava del benessere della plebe. Ma Agamennone cominciò a sentirsi minacciato dal crescente prestigio di Palamede. Odisseo era ancora più contrariato nel vedere l'uomo che odiava per averlo trascinato in guerra essere acclamato dal popolo. Improvvisamente cominciarono a girare voci che mettevano in dubbio la fedeltà di Palamede alla causa greca. Nessuno però sapeva da dove arrivassero queste accuse di tradimento. Gli uomini di Agamennone cercarono nella tenda di Palamede le prove di questo presunto tradimento. Odisseo trovò una piccola scatola sepolta nella sabbia contenente una grossa quantità di oro troiano. Agamennone lesse a tutti un messaggio di ringraziamento per le informazioni passate a Troia, che recava il sigillo della casa reale troiana. Pareva che questo messaggio fosse stato trovato nelle mani di un messaggero troiano. Palamede si dimenò mentre veniva fermato dagli uomini di Agamennone. Gridò che l'intera faccenda era solo una montatura. I capi greci gli chiesero di confessare, gli altri lo chiamarono traditore. Palamede fu legato ad un palo e condannato a morte per lapidazione, il modo più degradante e disonorevole di morire. Prima di ordinare l'esecuzione, Agamennone chiese a Palamede se voleva dire le sue ultime parole. Egli disse che non aveva paura della morte, ma che gli dispiaceva per la verità, che sarebbe morta prima di lui. Palamede fu lapidato e il suo corpo sarebbe stato gettato ai cani e agli avvoltoi se non fosse stato per l'intervento di Achille e Aiace. Il padre di Palamede, sentendosi oltraggiato, riportò l'intero esercito del figlio in Grecia e promise di raccontare ai suoi compatrioti tutte le malefatte commesse dai greci nella loro campagna. Egli avrebbe diffuso la notizia che, mentre le mogli dei capi greci soffrivano da sole in casa, i loro mariti si dilettavano con le belle schiave nemiche, trattandole come fossero le loro vere mogli. Esse maledirono i loro mariti per adulterio e le più appassionate si tolsero addirittura la vita. La città di Troia riceveva rinforzi da tutti gli alleati della regione. L'obiettivo era quello di preparare un grande contrattacco contro le truppe greche che assediavano la città. All'orizzonte comparve un enorme contingente di rinforzi. Era l'esercito dei Dardani, guidato dal vecchio Anchise, fratello del re Priamo,
e da suo figlio Enea, che comandava i soldati del padre sul campo di battaglia. Dall'alto delle mura la popolazione salutava e celebrava l'arrivo dei Dardani, gridando il nome di Enea, che era considerato un grande guerriero. Enea aveva sangue divino nelle vene e le profezie dicevano che avrebbe avuto un futuro glorioso. Enea era il figlio di Afrodite, la dea della bellezza e dell'amore, che vegliava sempre sulla sicurezza del suo figlio mortale. Afrodite riusciva a scatenare passioni non solo nel cuore degli uomini, ma anche in quello degli dei. Zeus, il signore degli dei dell'Olimpo, era molto passionale, il che lo rendeva un facile bersaglio per la dea dell'amore e per suo figlio Eros. Le sue relazioni amorose con divinità e belle mortali erano innumerevoli. Questo suscitava la furia di Era, sua moglie. Afrodite si compiaceva di sapere che anche il signore dell'Olimpo non poteva resistere ai suoi poteri. Zeus allora decise che Afrodite dovesse assaggiare il suo stesso veleno e costrinse Eros a usare le sue frecce per far innamorare Afrodite di un mortale. La dea si innamorò di Anchise, un membro della famiglia reale troiana che stava badando al suo gregge. Afrodite, opportunamente travestita, visitò durante la notte la tenda del nobile troiano, che rimase stupito dalla vista di una donna così bella. Anchise sospettava che quella bella donna fosse una dea e sapeva che era inappropriato per un semplice mortale desiderare di possedere una divinità. L'umiltà mostrata da Anchise suscitò ancora più passione in Afrodite. La dea finse di essere una principessa della regione della Frigia. Era stata incaricata dagli dei di sposare il nobile troiano e stabilire una solida alleanza tra i due popoli. Convinto che questa fosse la volontà degli dei, Anchise cedette al fascino di Afrodite. La coppia ebbe una intensa notte d'amore. All'alba Anchise si svegliò e vide la dea senza alcun travestimento. Rimase sbalordito da così tanta bellezza. Ma subito dopo una grande paura invase il suo cuore. Si ricordò di Atteone, che aveva osato spiare la bella dea Artemide mentre faceva il bagno. Quella trasgressione aveva fatto sì che la dea della caccia gli imponesse una terribile punizione. Afrodite calmò il nobile troiano, dicendogli di non preoccuparsi, perché non aveva commesso alcun peccato. Tutto quello che gli era successo era stato il volere degli dei, e per lei Anchise e la sua discendenza erano molto importanti. La dea gli rassicurò che da quella unione sarebbe nato l'erede di Troia, e sotto la sua guida sarebbe stato piantato il seme di una nuova nazione che avrebbe messo in ginocchio tutti gli avversari. Afrodite sapeva che la sua unione con un semplice mortale sarebbe stata per sempre una macchia sulla sua reputazione, e così chiese ad Anchise di non rivelare mai la vera madre di suo figlio Enea, il frutto di questa unione contaminata. Anchise mantenne il segreto per molti anni. Il tempo trascorreva e, mentre fraternizzava con i suoi amici e parenti, da ubriaco, Anchise si vantò di suo figlio Enea e rivelò la profezia che parlava del futuro glorioso di suo figlio, merito della sua divina madre, la dea Afrodite. Zeus, dopo aver saputo che Anchise si stava vantando della sua unione con una dea, scagliò una delle sue saette contro il nobile troiano. Anchise sopravvisse, ma rimase storpio per tutta la vita. Il figlio avuto con la dea della bellezza e dell'amore, invece, crebbe sano e forte, e la sua forza e bellezza riflettevano la sua origine divina. Ettore e Paride erano molto contenti dell'arrivo dei Dardani, ma a causa delle voci della profezia che prediceva la gloria di Enea, il re Priamo diffidava di lui, perché temeva che avrebbe sottratto il trono ai suoi figli. Tuttavia, sapeva anche che, senza Enea e i suoi uomini, sconfiggere i greci sarebbe stata un'impresa quasi impossibile. L'assedio di Troia andava avanti ormai da molti anni, e gli ultimi mesi erano stati segnati da molte battaglie e schermaglie. Gli abitanti di Troia erano in seria difficoltà, ma non davano segni di resa. Durante questo periodo i greci non erano certo stati a guardare. I loro eroi guidavano spedizioni per attaccare e saccheggiare le città alleate di Troia. Achille saccheggiò 23 città nemiche,
riportando al campo molti tesori, provviste e schiavi. Alcune città non offrirono resistenza agli invasori e furono facilmente conquistate. La loro gente, però, fu risparmiata dall'ira degli Achei. Ma altre cercarono di resistere e rifiutarono di cedere di fronte al nemico. Sull'isola di Lesbo infuriava un'aspra lotta per la presa della città di Metimna. I difensori combattevano ferocemente contro i mirmidoni di Achille. Gli abitanti erano riusciti con grande sforzo a respingere gli invasori. Nel frattempo, dall'alto delle mura, la principessa Pisidice guardava con passione il potente Achille alla testa dei suoi uomini. Una sera, Achille ricevette la visita di una vecchia ancella della principessa, che gli portò un messaggio. Offriva al figlio di Peleo l'accesso alla città se avesse accettato di sposare la principessa. Achille accettò e Pisidice aprì una porta nascosta, consentendo ad Achille e ai suoi uomini di entrare e occupare la città. I mirmidoni scatenarono tutta la loro furia sugli abitanti per aver fatto pagare ai greci un prezzo così alto e per aver resistito con tale ostinazione. Quando la principessa corse da Achille perché onorasse l'accordo fatto, egli ordinò ai suoi soldati di imprigionarla. Poi, con grande disprezzo, ordinò che fosse lapidata a morte. Achille non si sarebbe mai unito a una donna disposta a mettere i suoi interessi al di sopra della sua patria e della sua famiglia. Per una tale traditrice non c'era pena più giusta. Achille partì per invadere la città di Tebe e Ipoplacia. Era una città ricca, in cui viveva la famiglia di Andromaca, moglie del principe Ettore. Achille si scontrò con il re Eezione e i suoi figli, che combatterono coraggiosamente. Ma sia il re che tutti e sette i figli morirono per mano di Achille. Dal saccheggio della città fu ricavato un prezioso bottino. Il più grande tesoro era la sacerdotessa Criseide, così bella che sembrava quasi una dea. Ma Patroclo disse al suo comandante che, se era impressionato da Criseide, avrebbe dovuto vedere che cosa c'era nel tempio di Dioniso. Dentro c'era Briseide, una sacerdotessa ancora più bella. Achille era convinto che non ci fosse bottino di guerra più prezioso di lei. Se fosse tornato con lei al suo fianco, la gloria sarebbe stata ancora più evidente. Dall'altra parte dello stretto dei Dardanelli, il gigantesco Aiace stava attaccando i Traci, anch'essi alleati dei Troiani. Nessun guerriero trace poteva opporsi al gigante di Salamina. Con il suo enorme scudo travolgeva le linee nemiche. Anche Aiace catturò un prigioniero di grande valore. Era Polidoro, il figlio più giovane di Priamo, per il quale il re nutriva il massimo affetto. Odisseo capì che quell'ostaggio era più prezioso di qualsiasi riscatto. Perciò, accompagnato dai suoi amici Diomede e Menelao, chiese che fosse organizzato un incontro a Troia per negoziare. Odisseo propose di scambiare il figlio più amato del re con la moglie di Menelao. Ma ascoltando il consiglio dei suoi figli, Priamo rifiutò di restituire Elena. Come controproposta, offrì sua figlia Cassandra a Menelao come nuova moglie. Menelao trovò quella proposta oltraggiosa e disse che non avrebbe accettato che le persone che lo avevano disonorato scegliessero sua moglie. Dichiarò di non volere una moglie di una stirpe barbara e che i troiani avrebbero pagato per quell'offesa. Greci e troiani ancora una volta non riuscirono a trovare un accordo e il re pretese che i greci fossero allontanati dal suo cospetto. I greci trascinarono il giovane Polidoro fuori dalle mura e lo lapidarono a morte. Dall'alto del suo palazzo, Priamo assistette impotente e in lacrime alla tragedia. Intanto Achille era tornato pieno di gloria e di tesori. Tutti festeggiarono, mentre il bottino veniva diviso tra tutti i comandanti. Quando Agamennone vide Criseide, la chiese immediatamente per sé. Achille cedette la ragazza senza obiettare, perché si aspettava che l'avido Agamennone non avrebbe resistito a una donna così bella. Astutamente rivelò la sua Briseide ad Agamennone solo dopo che questi ebbe scelto Criseide.
e ottenne in questo modo il tesoro più prezioso. Briseide e Criseide non lo sapevano, ma la loro sola presenza avrebbe cambiato il corso della guerra. Avrebbe scatenato l'ira di Achille. Da quasi 10 anni i greci assediavano la città di Troia, ma non riuscivano ad abbattere le imponenti mura erette dagli dei Poseidone e Apollo. Sulle spiagge di Ilio, intanto, una disputa tra i greci stava per cambiare il corso della guerra. Nei millenni che seguirono, le muse avrebbero ispirato Aedi, bardi e menestrelli a cantare la storia di come Agamennone avrebbe scatenato l'ira di Achille, spingendo le anime di migliaia di greci direttamente nel regno di Ade. Agamennone si stava rilassando nella sua tenda in compagnia di Criseide. Era la sua preda di guerra, per la quale aveva sviluppato un certo affetto, esponendola come un trofeo per la sua notevole bellezza. Improvvisamente, uno dei suoi soldati lo avvertì che un sacerdote di Apollo chiedeva udienza al grande capo degli Achei. Alle porte dell'accampamento c'era un sacerdote alleato di Troia, di nome Crise. Egli intendeva liberare sua figlia ridotta in schiavitù, proprio la preferita di Agamennone. Era disposto a pagare un grande riscatto. Ma dopo aver sentito la richiesta di Crise, il comandante rifiutò subito di liberarla. Minacciò e insultò il sacerdote, ordinandogli di non tornare più al campo dei greci. Disse che Criseide sarebbe stata portata nel suo palazzo a Micene, finché Thanatos non l'avrebbe presa nella vecchiaia. Temendo le minacce di un uomo così potente, il sacerdote di Apollo si ritirò a testa bassa. Ma sapeva di avere un potente alleato, che non lo avrebbe abbandonato in un momento così delicato. Davanti alle onde del mare, Crise iniziò una fervente preghiera rivolta al dio Apollo, figlio di Zeus e di Latona. Chiese al dio luminoso di riversare la sua vendetta sugli Achei, perché avevano trattato un sacerdote con arroganza, mancando di rispetto al dio stesso. Quella notte, il dio dell'arco d'argento cominciò a punire i greci. Dapprima attaccò i loro animali, ma rapidamente prese di mira gli uomini. Questi non si accorsero delle terribili frecce scagliate da Apollo e caddero, decimati da una terribile epidemia. Per 9 giorni i greci soffrirono della punizione di Apollo. Uno dopo l'altro, i guerrieri morirono di una morte indegna. Le pire funerarie bruciavano senza sosta e gli Achei non capivano la ragione di quella pesante punizione imposta dagli dei. Calcante, il veggente devoto ad Apollo, conosceva già il motivo dell'immenso furore del dio, ma temeva di rivelare l'informazione senza avere una garanzia di protezione. Così si rivolse ad Achille, chiedendogli di proteggerlo dalla furia di Agamennone, dato che questi puniva sempre con durezza i deboli che osavano contraddirlo. Achille promise che lo avrebbe difeso con la sua vita. In una riunione tra i capi degli Achei, Calcante rivelò tutta la verità. La peste era dovuta al fatto che Agamennone aveva offeso un sacerdote di Apollo e rifiutato di restituirgli la figlia. Per riconciliarsi con il dio, il grande condottiero avrebbe dovuto rinunciare alla sua preda di guerra e offrire un'ecatombe al dio Apollo. Furioso, Agamennone si scagliò contro il veggente, dicendo che egli profetizzava solo sventure e che non aveva mai fatto una previsione ottimistica. Disse che avrebbe restituito la sua schiava, Criseide, perché desiderava solo il bene per i suoi uomini. Ma non riteneva giusto che lui fosse l'unico a rimanere senza bottino. Pretendeva di ricevere una ricompensa di pari valore. Achille disse che non c'erano altre città da saccheggiare sulla costa troiana, quindi sarebbe stato impossibile trovare un trofeo simile. Sarebbe stato ricompensato alla caduta della città. Agamennone accusò Achille di prendersi gioco di lui, facendolo aspettare mentre lui si godeva la bella Briseide. Achille disse che sarebbe tornato in Grecia insieme ai suoi mirmidoni se Agamennone gli avesse strappato il suo diritto al bottino. Ma il re di Micene non si piegò alla minaccia. Disse che Achille poteva partire, perché non sarebbe mancato a nessuno. Ma prima sarebbe andato alla sua tenda per prendersi la bella Briseide. Achille divenne rosso di rabbia,
sguainò la sua spada e avanzò contro Agamennone. Ma qualcuno lo trattenne per i capelli. Si voltò ancora più furioso e vide l'immagine della dea Atena, invisibile agli altri. La dea chiese ad Achille di calmare il suo cuore e di non preoccuparsi, perché il suo vero premio gli sarebbe presto stato restituito in gloria. Achille mise via la sua spada e disse all'Atride che lui e gli altri greci avrebbero dovuto fare i conti senza il figlio di Peleo e i suoi mirmidoni. Disse che i greci avrebbero chiamato a gran voce il nome di Achille, ma lui non sarebbe apparso per salvarli dalla lama mortale del grande Ettore. Tutti si sarebbero pentiti di aver permesso un tale affronto. Dopo accesi scambi di insulti, Achille lasciò la tenda di Agamennone, con il cuore pieno di rabbia. Odisseo decise di consegnare Criseide a suo padre, insieme agli animali che sarebbero stati sacrificati in una solenne ecatombe. Gli uomini di Agamennone andarono alla tenda di Achille e cercarono la bella Briseide, ma lei rifiutò di andarsene. Quella sera stessa Achille si recò in riva al mare, dove si inginocchiò e pianse. Teti, la sua madre divina, si avvicinò al figlio per ascoltare quei lamenti. Achille non riusciva a capire perché gli fosse stato fatto un tale torto. Desiderava che i greci pagassero per le loro offese. Teti si inginocchiò davanti al trono di Zeus e lo pregò di aiutare i troiani durante la guerra. Dopotutto Zeus era in debito con la dea, perché era stata lei a salvarlo quando gli dei dell'Olimpo si erano ribellati e l'avevano messo in catene. Zeus promise che avrebbe assistito i troiani finché l'offesa di Achille non fosse stata riparata. Achille si ritirò per incontrare Agamennone. Una divisione tra i greci era proprio quello che i troiani volevano. Una spia troiana riferì ad Ettore, capo dell'esercito troiano, tutto quello che era accaduto nel campo degli Achei. Indeboliti dalla peste e orfani del loro campione, gli Achei erano alle strette. Ettore avrebbe colto quest'occasione per cercare di respingere i greci verso il mare. La battaglia decisiva della guerra di Troia stava per cominciare. Dopo la lite tra Achille e Agamennone, una grande insoddisfazione si fa strada nell'armata greca. Ma i capi degli Achei riuscirono a impedire che una spaccatura ancora più grande dividesse i loro guerrieri. Guidato da Ettore e Paride, l'esercito troiano scese sul campo di battaglia. Sapevano che Achille e i suoi mirmidoni si erano ritirati dal conflitto. Senza i loro migliori guerrieri, i greci sembravano molto meno minacciosi. Paride si fece avanti e, agitando le sue armi, gridò e sfidò a duello i migliori tra i guerrieri greci. Improvvisamente, attraverso le linee greche, rispose con un grido Menelao, re di Sparta e discepolo di Ares. Si aprì strada tra i guerrieri Achei, dichiarando di accettare la sfida. Il coraggio di Paride svanì alla vista del suo rivale. Le sue ginocchia tremavano dal terrore. Si ritirò vicino ai troiani, riparandosi dietro il più coraggioso fratello. Ma Ettore si sentì oltraggiato da tale codiardia. Insultò furiosamente il fratello per far venire alla luce il suo orgoglio e il suo coraggio. Questi si vergognò e subito si scusò per il suo atteggiamento disonorevole. Allora Paride disse che avrebbe duellato con Menelao e che il vincitore della disputa avrebbe avuto il diritto di tenere Elena e tutto il bottino di guerra. Greci e troiani quindi giunsero a un compromesso, suggellato da sacrifici. Fu deciso che Elena sarebbe rimasta con il vincitore del duello. Intanto dall'alto delle mura di Troia, re Priamo e la sua corte aspettavano il duello che avrebbe potuto cambiare il destino della città. Il re chiese a Elena quali grandi guerrieri riuscisse a vedere da lassù. Lei indicò e presentò al re Agamennone, Ulisse, Aiace e Menelao. Ma le mancavano i suoi fratelli gemelli, Castore e Polluce. Paride e Menelao si equipaggiarono con scudo e lance, pronti a iniziare il duello. Gli spettatori trattennero il respiro per la tensione. Il silenzio era totale. Il principe troiano scagliò la sua lancia con tutte le sue forze contro il suo avversario, ma il discepolo di Ares deviò l'arma con facilità. A questo punto il re spartano sferrò il suo attacco.
Menelao scagliò la sua lancia sacra al dio della guerra, puntando a uccidere il suo nemico. Anche se il bel principe troiano bloccò l'impatto con il suo scudo, non riuscì a contenere la potenza dell'arma avversaria, che lo trafisse e lo ferì. Paride allora lasciò cadere lo scudo e imbracciò la spada, preparandosi al duello corpo a corpo. Menelao e Paride si scambiarono colpi di spada, ma la differenza di forza tra il re spartano e il principe troiano era evidente. Il discepolo di Ares sferrò un forte colpo con il suo scudo, gettando a terra Paride. Menelao non vedeva l'ora di mettere fine alla vita dell'uomo che gli aveva rubato la moglie. Perciò alzò la spada e con tutta la sua forza sferrò il colpo fatale. Ma la spada di bronzo di Agamennone si ruppe sull'elmo del suo rivale. Il re di Sparta gridò al cielo, chiedendo quale crimine avesse commesso per essere punito così severamente dagli dèi. Afferrando l'elmo del suo avversario, Menelao trascinò il principe troiano al suolo. Gli Achei stavano già festeggiando la vittoria del loro campione, quando la fibbia di cuoio che fissava l'elmo alla testa di Paride si ruppe e il principe si allontanò strisciando dal suo avversario. Proprio mentre il re spartano era pronto a uccidere il principe adultero, una nuvola di polvere coprì Paride. Attraverso la nebbia, a Paride apparve la dea Afrodite, che grazie ai suoi poteri lo condusse lontano dal combattimento. Menelao era furioso per la scomparsa di Paride e iniziò a chiamarlo pretendendo che tornasse indietro. A causa della fuga del troiano, si proclamò il vincitore del duello e reclamò il suo premio. Agamennone, il capo della spedizione greca, esigeva che i troiani consegnassero immediatamente Elena, siglando finalmente la pace tra i due popoli. Ma sull'Olimpo la dea Era, moglie di Zeus, osservava tutto e non voleva che la guerra finisse senza che Paride e tutti i troiani fossero puniti. Zeus chiese il motivo di tanto accanimento contro una delle sue città preferite. La dea Era rispose dicendo che lui avrebbe potuto distruggere una qualsiasi delle sue città preferite, come Argo, Micene o Sparta, a patto che lui permettesse a Troia di essere devastata. Zeus mandò quindi Atena a mescolarsi tra i troiani per diffondere la discordia. Atena, anche lei ostile a Troia, sussurrò all'orecchio di Pandaro, un eccellente arciere troiano, che la gloria di chi avesse sconfitto Menelao sarebbe stata enorme. Pandaro allora scagliò a tradimento una delle sue frecce contro il re spartano, colpendolo al fianco. La freccia scagliata dall'ingenuo Pandaro mise bruscamente fine alla possibilità di pace tra i due popoli. Gli eroi di entrambe le parti spronarono i loro guerrieri all'attacco. La guerra, che durava da più di 9 anni, entrò ora nella sua fase più sanguinosa. Grandi eroi morirono e persino gli dèi versarono il loro sangue davanti alle mura di Troia, con immensa soddisfazione del dio della guerra. Dopo che i troiani ebbero rifiutato l'accordo con i greci, iniziò una grande battaglia. Gli eroi di entrambe le parti si affrontarono in sanguinosi duelli e persino gli dèi parteciparono allo scontro. Atena, la dea della saggezza e della strategia, era dalla parte dei greci. Apollo supportava i troiani nella lotta. Ares, il dio della guerra, era seguito da un sinistro corteo che portava con sé tutte le disgrazie della guerra. Eris, la dea della discordia, manteneva accesa la fiamma dell'odio che impediva ai due popoli di trovare la pace. Deimos e Phobos, i figli di Ares, riempivano gli uomini di paura e terrore. Aiace, il gigantesco guerriero greco, dopo aver massacrato un famoso eroe troiano, cominciò a combattere per il bottino. Le armi e le armature dei nemici caduti erano dei veri trofei. Questi bottini di guerra non avevano solo un valore economico, ma uno status inestimabile. Tra i grandi guerrieri che combattevano nelle linee greche c'era Diomede, figlio del famoso guerriero Tideo di Etolia. Sembrava un vero demone sui campi di battaglia. Tutti quelli che incrociavano il suo cammino venivano sconfitti. I troiani, di fronte a quella tremenda carneficina, cominciarono a ritirarsi, incalzati da Deimos e Phobos, l'angoscia e il panico. Ma il dio Apollo non permise agli uomini di Troia di essere sopraffatti dalla paura.
Grazie al suo divino incoraggiamento, i guerrieri di Ilio tornarono a combattere. Il formidabile arciere Pandaro mirò a Diomede, ferendo il grande eroe Acheo. La freccia di Pandaro gli trafisse una spalla. L'arciere troiano festeggiò e si vantò di averlo abbattuto. Ma Diomede non era caduto. Nel momento in cui il suo servo estraeva la freccia dal suo corpo, Atena instillò nell'eroe il vigore e l'audacia di suo padre. La dea gli disse che non aveva nulla da temere, perché lei sarebbe sempre stata al suo fianco, contro qualunque avversario. Diomede scagliò la sua lancia mirando al volto Pandaro, che stava prematuramente festeggiando la sua vittoria. Il colpo fu terribile. Pandaro cadde e Diomede si avvicinò a lui per strappargli il bottino. Ma Enea non poteva permettere che il corpo del suo amico venisse depredato e si parò a difesa del cadavere. Diomede attaccò Enea con un grosso masso. La pietra ferì gravemente la gamba del principe Dardano, che cadde a terra. Diomede era pronto a mietere un'altra vittima celebre. Ma la dea Afrodite scese sulla terra per salvare il suo amato figlio. Mentre sollevava Enea, accadde l'impensabile. Diomede scagliò uno dei suoi giavellotti contro la dea, ferendola alla mano. La dea pianse, mentre il liquore divino, cioè il sangue degli dei, scorgava dalla sua mano. Afrodite si lamentò con Zeus, ma lui disse che non voleva essere coinvolto nelle guerre degli uomini. Quello era il compito di Ares e Atena, gli dei guerrieri. Allora il dio Apollo in persona scese a separare Diomede ed Enea, ma neanche questo fermò lo slancio dell'eroe greco. Diomede attaccò Apollo, che schivò i suoi colpi, ma l'insistenza di Diomede fece infuriare Apollo. Il dio splendente lanciò un forte grido e avvertì Diomede di quanto fosse sciocco per un mortale cercare di eguagliare un dio. Il figlio di Tideo allora si allontanò e così Apollo condusse Enea lontano dalla mischia. Accanto a Ettore, Ares stava conducendo un potente contrattacco contro i greci. Gli uomini di Ettore sembravano non temere la morte e combattevano con un'audacia senza precedenti. Atena sapeva che per gli Achei sarebbe stata la rovina se Ares non fosse stato fermato e poteva contare solo su Diomede per affrontare il dio della guerra. Ares era l'amante di Afrodite. Vedendo l'uomo responsabile di averle fatto del male, provò un'enorme rabbia. Scagliò allora la sua lancia divina contro l'eroe di Argo. Ma Atena deviò il colpo, impedendo ad Ares di uccidere il suo protetto. Diomede allora scagliò la sua lancia contro il dio della guerra e, guidata da Atena, la lancia gli trafisse il ventre. Il suo grido di dolore fu come quello di 10.000 uomini. Ares allora fuggì sull'Olimpo e mostrò la ferita a suo padre, che gli disse di smettere di piagnucolare. Il signore degli dei detestava il fatto che suo figlio adorasse la violenza e il sangue. Era la divinità che meno piaceva a Zeus. Senza Ares sul campo di battaglia, il vantaggio dei troiani era venuto meno e le truppe greche riuscirono a contenere l'avanzata di Ettore. Il grande eroe troiano, però, non riusciva a trovare suo fratello Paride da nessuna parte. Così tornò a Troia per cercarlo. Per il suo coraggio, Diomede fu celebrato tra gli Achei come l'uomo che aveva affrontato e sconfitto gli dei. Le sue gesta non furono mai dimenticate. Ettore tornò in fretta alla città di Troia all'inseguimento di suo fratello Paride, che non si trovava da nessuna parte sul campo di battaglia. Il capo delle schiere troiane fece irruzione nel palazzo di Paride e lo trovò imbronciato nella sua stanza, mentre Elena appariva scontenta del suo comportamento. Ettore urlò contro suo fratello, dicendogli quanto fosse vergognoso che rimanesse apatico nel suo palazzo mentre i suoi fratelli e compatrioti stavano versando il loro sangue in una guerra che lui stesso aveva scatenato. Era dovere di Paride indossare l'armatura e stare in prima linea. Elena si struggeva di essere la causa di una tale tragedia. Se solo fosse stata promessa a un uomo coraggioso, il suo destino e la sua disgrazia sarebbero stati più sopportabili.
Mentre cercava sua moglie per salutarla prima di tornare a combattere, Ettore fu assalito dalle mogli dei guerrieri che combattevano al suo fianco. Esse gli chiedevano con ansia notizie dei loro mariti. Il principe comprendeva la terribile situazione in cui si trovavano le donne, ma non ebbe modo di rispondere a tutte. Quando infine Ettore incontrò sua moglie Andromaca, vennero raggiunti da una serva che portava in braccio il loro figlio ed erede, Astianatte. Sua moglie lo abbracciò con foga, dicendo che un giorno il suo coraggio sarebbe stata la ragione della sua morte. Lo pregò di non esporsi al pericolo, perché lui era tutto ciò che le era rimasto dopo che Achille aveva ucciso i suoi genitori e i suoi fratelli. Ettore le rispose che sarebbe stato un codardo se avesse mandato i suoi uomini a morire mentre lui era al sicuro. Sapeva che Thanatos era sempre in agguato, ma non temeva la morte. La sua unica paura era che, dopo la sua caduta, sua moglie sarebbe stata schiavizzata ed esposta come un trofeo, in quanto moglie del principe Ettore. Ettore tese le braccia per prendere suo figlio, ma il bambino si spaventò alla vista dell'imponente elmo del padre. Il principe allora si tolse il copricapo e salutò la moglie e il figlio. Era pronto a sfidare il più coraggioso dei greci. Tornato sul campo di battaglia, Ettore prese il comando dei suoi uomini e gridò forte affinché tutti i greci sentissero che era lì per affrontare qualsiasi guerriero greco abbastanza coraggioso da sfidarlo a duello. Anche se ferito, Menelao cercò di farsi avanti, ma fu trattenuto da suo fratello Agamennone. Egli disse che sarebbe stato sciocco sfidare un uomo nelle sue condizioni e che così facendo avrebbe cercato solo la morte. Ormai il coraggio dei greci sembrava scemare e si guardavano l'un l'altro sperando che qualcuno si offrisse volontario per affrontare il grande eroe troiano. Ma nessuno si fece avanti per il duello. Il vecchio Nestore, re di Pilo, che molti decenni prima era stato un grande guerriero, ma la cui forza e agilità erano state consumate dal tempo, disse che se non fosse stato così vecchio, Ettore avrebbe già trovato il suo avversario. Il discorso di Nestore risvegliò gli animi di diversi achei, che si offrirono volontari per il duello. Tra loro c'erano Ulisse, Agamennone, Diomede e Aiace Telamonio. Ci fu un sorteggio tra i volontari. Aiace fu prescelto dagli dei per affrontare colui che molti credevano potesse essere eguagliato solo dal potente Achille. Ma Aiace di Salamina era una vera forza della natura. Nessun uomo tra i greci poteva eguagliarlo per dimensioni. E imbracciato il suo gigantesco scudo, che nessun altro uomo era in grado di sollevare, si trovò faccia a faccia con Ettore. I giavellotti di Ettore non furono in grado di perforare lo scudo infrangibile di Aiace. Nel frattempo la lancia, scagliata dal gigante, perforò lo scudo di Ettore e quasi gli tolse la vita. I due eroi lottarono con grande coraggio, finché il sole non calò dietro le montagne, impedendo di vedere chi stesse vincendo. Il combattimento fu fermato dagli arbitri di entrambe le parti e fu dichiarato un pareggio. Ettore e Aiace si salutarono e si lodarono a vicenda per la loro prestazione. Si scambiarono addirittura dei regali. Avevano iniziato il combattimento come nemici, ma alla fine finirono come grandi amici. Fu proclamato un armistizio e le ostilità tra greci e troiani cessarono per qualche tempo. I corpi dei combattenti caduti furono raccolti dai loro compagni e dalle loro famiglie per ricevere i giusti onori funebri. Mentre greci e troiani si scontravano sul campo di battaglia, un grande scontro tra dei stava per avere luogo sul Monte Olimpo. Era, Atena e Poseidone erano dalla parte degli Achei, mentre Afrodite, Ares e Apollo aiutavano i troiani. Questa faida stava per portare a una guerra civile nella dimora degli dei. Zeus decretò la fine del tumulto con un tuono assordante. Il signore degli dei decretò che non avrebbe permesso a nessun'altra divinità dell'Olimpo di interferire direttamente nel conflitto fino a nuovo ordine.
Se qualcuno di loro avesse disobbedito al suo comando, lo avrebbe personalmente gettato nel Tartaro. Se avessero voluto mettere alla prova il suo potere, disse Zeus, avrebbe potuto tendere una catena collegando la terra al cielo. Tutti loro insieme avrebbero potuto misurare le forze con lui tirando da un'estremità della catena. In alto nei cieli lui avrebbe sollevato tutti gli dèi e persino la terra e il mare come prova della sua onnipotenza. Zeus si recò sul monte Ida, dove avrebbe stabilito da solo il corso degli imminenti eventi bellici. Il destino aveva indicato che era il momento per i troiani di sopraffare i greci. Anche se erano in inferiorità numerica, stavano combattendo per le loro famiglie e la loro terra. Favoriti da Zeus, Ettore e i suoi uomini avanzarono contro le linee greche, che non riuscirono a resistere alla pressione. Gli Achei cominciarono presto a cedere e si ritirarono nel loro campo, mentre i troiani li inseguivano come cani rabbiosi. Paride scagliò una freccia appuntita contro il cavallo che tirava il carro del vecchio Nestore, disarcionandolo. Anche se vecchio, il re di Pilo conservava ancora lo stesso coraggio della sua gioventù. Si difese dagli assalitori con la sua spada. Ma Ettore si stava avvicinando con la sua terribile lancia, che aveva già abbattuto più di 100 greci. Gli dèi sembravano vegliare sul vecchio Nestore, che alla fine fu salvato da Diomede. Diomede voleva ottenere la gloria reclamando la vita di Ettore, ma un tuono rivelò che questa non era la volontà di Zeus. Il vecchio guerriero riuscì così a dissuadere Diomede dall'affrontare il campione troiano. I troiani continuarono ad avanzare verso il fossato che circondava il campo dei greci. Ettore disse addirittura che avrebbe bruciato le navi greche, se non fosse stato per l'arrivo di Nyx, la dea della notte, che coprì il cielo con il suo mantello nero. Nella tenda di Agamennone, i capi greci sembravano estremamente preoccupati per la vittoria schiacciante che i troiani avevano ottenuto quel giorno. Il morale degli Achei era ai minimi storici. Nestore ricordò ad Agamennone che la fortuna dei greci aveva iniziato a cambiare quando il capo supremo degli Achei aveva litigato con Achille. Il re Miceneo convenne che era stato un errore e ora era disposto a rimediare. Ad Achille sarebbero stati offerti grandi tesori, schiave e persino la bella Briseide gli sarebbe stata restituita se avesse accettato di combattere di nuovo. Odisseo e Aiace avrebbero presentato ad Achille l'offerta di riconciliazione di Agamennone, che era davvero molto generosa. Ma Achille era imperterrito. Disse che sarebbe già partito se Poseidone gli avesse concesso un passaggio sicuro. Aveva combattuto duramente per ottenere il suo bottino, solo per essere poi derubato da Agamennone. Non si sarebbe fatto ingannare di nuovo da lui. Durante la notte, Odisseo e Diomede andarono a spiare i troiani per scoprire cosa stessero facendo. Fu allora che si imbatterono in un uomo, sicuramente una spia troiana, evidentemente appostato lì con le loro stesse intenzioni. Gli eroi greci costrinsero l'esploratore ad arrendersi e lo minacciarono di morte se non avesse rivelato qualche informazione di valore per i greci. Disse che il suo nome era Dolone e che possedeva informazioni di valore che avrebbe scambiato con la sua vita. Il troiano disse che il re Reso di Tracia e i suoi uomini erano accampati nelle vicinanze e che avevano con loro dei meravigliosi cavalli bianchi, ritenuti i più belli al mondo. Diomede però decise di non rischiare e non risparmiò la vita della spia. Odisseo e Diomede entrarono di nascosto nell'accampamento del nobile Trace. Il re di Itaca si diresse verso i cavalli mentre Diomede gli forniva una copertura. Diomede assalì il guardiano da dietro, ma non fu abbastanza silenzioso. Un soldato si svegliò e diede l'allarme, ma il suo grido venne smorzato dal coltello di Diomede. I guerrieri traci si svegliarono di soprassalto, incapaci di capire cosa stesse succedendo. Per tutto il tempo, Diomede corse in mezzo a loro, prendendo le loro vite come un fantasma per volere di Thanatos. L'ultima vittima di Diomede fu il re Reso. Lui e 12 dei suoi coraggiosi guerrieri caddero quella notte per mano del figlio di Tideo. Nel frattempo Odisseo era riuscito a rubare i cavalli, e stava chiamando Diomede per fuggire prima che arrivassero i rinforzi.
raggiunsero il campo greco insieme alla dea Aurora, che annunciava la nascita di un nuovo giorno. I due eroi furono acclamati dai combattenti greci per aver rubato i potenti destrieri di Reso, e questo risollevò il morale degli Achei. Nelle vicinanze, tuttavia, Ettore stava facendo un discorso infuocato ai suoi uomini. Disse che quel giorno avrebbero conquistato l'accampamento greco e dato fuoco alle loro navi. La lotta per la riconquista delle spiagge di Ilio era appena iniziata. Ettore sentiva che gli dei erano dalla sua parte. Era deciso a invadere il campo degli Achei e a bruciare le loro navi, guidando l'attacco alle fortificazioni greche della prima linea. Ma Agamennone non avrebbe permesso ai troiani di assaltare l'accampamento. Insieme a Diomede e Odisseo avrebbe difeso le porte. Agamennone combatté ferocemente alla testa dei suoi uomini, riuscendo a contenere l'impeto dell'avanzata troiana. Ettore stava per colpire il grande re greco, ma fu fermato dalla mano della dea Iris, che gli portò un messaggio direttamente da Zeus. Lo informò che avrebbe dovuto aspettare che Agamennone fosse ferito. Questo era il segnale che gli dei gli avrebbero mandato per esercitare la massima pressione sui greci. Non incontrando resistenza da Ettore, Agamennone sembrava imbattibile. Arrivò al punto di prendere l'armatura di un nobile eroe troiano, ucciso di sua mano. Ma Agamennone alla fine fu ferito al braccio dalla lancia di un troiano, deciso a vendicare il suo parente ucciso. Ettore in quel momento ordinò ai suoi uomini di avanzare, mentre il re di Micene si ritirava dal campo di battaglia. Diomede era ora alla guida dei greci. Sotto il comando della sua voce possente, gli Achei cercavano di resistere, ma il figlio di Tideo non aveva idea di essere nel mirino dell'arco di Paride. La freccia di Paride trafisse il piede di Diomede, azzoppandolo e immobilizzandolo a terra. Anche se ferito, insultò Paride, chiamandolo codardo e ladro di moglie, accusandolo di non avere il coraggio di affrontarlo faccia a faccia come un vero uomo. Era per questo che si nascondeva dietro suo fratello e combatteva a distanza con l'arco. Odisseo ordinò a due dei suoi uomini di riportare Diomede al campo. Ora lui era l'unico grande eroe rimasto in piedi sulla linea greca. Odisseo combatté coraggiosamente, ma fu aggredito da diversi guerrieri troiani. A questo punto non era sicuro se continuare a combattere e morire di una morte gloriosa o ritirarsi nell'accampamento. Un guerriero di nome Socus liberò Odisseo dal suo dilemma, trafiggendo l'eroe con la sua lancia. Odisseo cadde in ginocchio e Socus si fece avanti, vantandosi con lui di aver colpito uno dei più coraggiosi guerrieri greci. Ma quando si avvicinò per sferrare il colpo di grazia, Odisseo lo trafisse alla gola con la sua spada. I troiani rimasero sconcertati nell'assistere alla scena e si chiesero come fosse possibile. Grazie ad Atena, che aveva deviato leggermente il colpo di Socus, la lancia aveva colpito solo il bordo dell'armatura di Odisseo. Questa, essendo appartenuta a suo padre Laerte, era un po' allentata sul corpo di Odisseo, per cui se la cavò a malapena con un livido sul costato. Aiace, con il suo scudo a torre, fornì copertura in modo che Odisseo potesse ritirarsi nelle fortificazioni. L'esercito troiano finalmente sfondò le porte della palizzata che circondava le navi e il campo greco. Ettore sentiva che la vittoria era a portata di mano. Ancora un po' di pressione sui greci e il loro esercito sarebbe crollato. Agamennone, Odisseo e Diomede si ritirarono a fatica nella gloriosa tenda del re di Micene. Lì si incontrarono con gli altri capi per decidere in fretta cosa fare per contenere l'avanzata troiana. Paride ed Enea bruciarono le navi greche che erano già state conquistate. I figli di Ares, Deimos e Phobos, rimasero indietro, mentre il terrore e la disperazione si diffondevano nei cuori dei greci. I troiani erano arrivati all'accampamento greco e la lotta per le navi era iniziata. Sostenuti da Zeus, i guerrieri di Ettore perseguivano la vittoria decisiva che avrebbe liberato Troia dai suoi nemici. Guidati da Aiace e ignari della volontà del Dio Supremo, i guerrieri della coalizione greca combattevano per la loro vita come una bestia braccata dal suo predatore.
Nel frattempo i grandi capi greci, erano stati feriti il giorno prima, discutevano le loro opzioni. La resa avrebbe sicuramente significato una condanna a morte. Agamennone prospettò la possibilità di spingere le navi in mare e tornare in Grecia. Odisseo, arrabbiato, rimproverò il suo comandante, accusandolo di non essere degno di comandare l'alleanza con un simile atteggiamento. Dall'alto dell'Olimpo, Era, Atena e Poseidone guardavano la disperazione dei loro protetti senza poter far nulla. Zeus aveva impedito loro di aiutarli direttamente. La regina dell'Olimpo era convinta che bisognasse fare qualcosa, anche a costo di andare contro la volontà del marito. La dea sapeva che non sarebbe riuscita a cambiare la volontà del marito con la ragione. Decise invece di agire usando le vie di Eros e Afrodite, indossando le sue vesti più belle e cospargendo il suo corpo dei profumi più raffinati. Ma sapeva di avere bisogno di un altro artefatto, la cintura di Afrodite, che rendeva la dea dell'amore irresistibile a qualsiasi uomo o dio. La regina si fece prestare la cintura da Afrodite, senza rivelare le sue intenzioni. Dopotutto la dea dell'amore era un'alleata di Troia. Era si recò sul monte Ida, dalla cui sommità Zeus sovraintendeva alla guerra. Egli rimase impressionato dalla bellezza e dall'eleganza di sua moglie. Mentre il dio era occupato, Ipnos, il dio del sonno, in combutta con la dea, utilizzò i suoi poteri per far addormentare il signore degli dei. Senza l'impedimento di Zeus, gli alleati dei Greci furono liberi di fornire aiuto ai loro protetti. Con Zeus ormai fuori dalla lotta, Poseidone si era schierato con i Greci e li aveva ispirati con un coraggio incredibile, che subito fermò l'avanzata troiana. Gli Achei lottarono per difendere le navi, come se fossero le loro vere case. Ettore scagliò la sua lancia contro Aiace, sperando di mettere fuori gioco la resistenza dei Greci. Ma come se fosse stata deviata dagli dei, la lancia di Ettore sfiorò il petto di Aiace senza fargli alcun danno. E il contrattacco di Aiace si sarebbe rivelato terribile per Ettore. Il gigantesco guerriero greco lanciò contro di lui un enorme masso. Ettore fu colpito violentemente alla gamba e crollò al suolo. Con l'aiuto dei suoi compagni, Ettore fu portato lontano dalla prima linea. Senza la guida del grande eroe, la pressione dell'attacco troiano cominciò finalmente a diminuire. Fu a questo punto che Zeus, che stava pacificamente dormendo sulle ginocchia di Era, si risvegliò. Fu improvvisamente sopraffatto dalla rabbia, realizzando il piano di sua moglie e ciò che era successo sul campo di battaglia. Zeus la minacciò e la rimproverò. Le chiese se volesse di nuovo essere appesa in cielo, come quando lei e gli altri dei si erano ribellati contro di lui. Ma lei indossava ancora la cintura di Afrodite e la rabbia non riuscì a trovare spazio nel cuore di Zeus. Zeus ordinò ad Apollo di guarire la gamba del campione troiano. Ora Ettore poteva tornare al comando dei suoi uomini e realizzare il piano stabilito da Zeus. I Greci rabbrividirono quando sentirono il potente grido di guerra di Ettore, che sembrava più il ruggito di un leone. I nemici lo avevano visto cadere e ora stava tornando come indenne dal mondo dei morti. Mentre i Greci cedevano terreno ai loro nemici, Patroclo, nella tenda di Achille, implorava l'eroe greco di mettere da parte tutte le umiliazioni che aveva subito e di aiutare i suoi compagni decimati. Se questo era il desiderio dei suoi uomini, disse Achille, allora Patroclo avrebbe potuto indossare la sua armatura e guidare i suoi valorosi mirmidoni contro i troiani. Mentre Patroclo indossava l'armatura di Achille, il suo amico gli diede un ultimo consiglio. Achille disse a Patroclo di cacciare i troiani dal campo greco, ma di non inseguire i suoi nemici se fossero fuggiti. Ma il consiglio più importante era di non ingaggiare Ettore in duello. Il giovane Patroclo non lo sapeva, ma avrebbe presto cambiato il corso della guerra. I Greci lottavano duramente per proteggere le loro navi ed evitare che i troiani le incendiassero. I troiani sentivano che la tanto attesa vittoria era a portata di mano, ma non avevano idea che la loro fortuna stava per cambiare.
Il suono delle ruote del carro di Achille, trainato dai due cavalli divini Xanto e Balio, fece tremare il cuore dei troiani. Indossando l'armatura di Achille, Patroclo guidò i coraggiosi mirmidoni contro il nemico. Temendo per la propria vita, i troiani in prima linea fuggirono in confusione, ma furono inseguiti e i loro fianchi bersagliati dalle lance greche. Dall'alto del carro di Achille, Patroclo sterminava troiani a dozzine con accurati colpi di lancia. Ma Sarpedonte, re di Licia e figlio di Zeus, alleato di Troia, era deciso a fermare il contrattacco degli Achei. Patroclo saltò giù dal carro divino e si lanciò contro il figlio di Zeus. Sarpedonte era forte ed esperto, ma l'età aveva eroso la sua resistenza. Non era all'altezza del compito di combattere un guerriero abile come Patroclo, che aveva avuto Achille come avversario in allenamento per tutta la vita. Dall'alto, Zeus guardò il suo amato figlio in pericolo di vita e pensò di intervenire, ma fu rimproverato dagli altri dei. Sarebbe stato disdicevole interferire nel destino degli uomini per salvare la vita di un loro discendente solo per evitare il dolore della perdita. Zeus si rassegnò a lasciare che il destino di Sarpedonte si compisse. Patroclo schivò facilmente i colpi della lancia del re di Licia, in attesa di sferrare l'affondo fatale. I greci esultarono mentre spogliavano il corpo di Sarpedonte della sua gloriosa armatura e delle sue armi. Tuttavia, inviati da Zeus, Thanatos e Hypnos riportarono il corpo del re caduto in Licia, impedendo che fosse profanato e consentendogli di avere un funerale dignitoso nella sua patria. Il cuore di Patroclo aveva iniziato a riempirsi d'orgoglio e iniziò a credere di poter guidare la presa di Troia, dimenticando completamente l'avvertimento di Achille di non inseguire i troiani dietro le mura. Sul fronte delle mura troiane si trovava Ettore, e Patroclo non sembrava scoraggiato dalla presenza di un eroe così temuto. Ma i momenti di gloria di Patroclo erano finiti. Zeus stava mandando Apollo a indebolire l'uomo che aveva ucciso il suo amato figlio. La lancia di Patroclo si spezzò, e le cinghie che legavano l'armatura di Achille al suo corpo si allentarono, rendendo l'eroe indifeso. Fu allora che un troiano di nome Euforbo colpì Patroclo al fianco con la sua lancia. Ettore allora premette la sua lancia attraverso il corpo del caro amico di Achille. Con Patroclo morente ai suoi piedi, Ettore lo definì uno sciocco a pensare che avrebbe preso Troia quel giorno. Gli avvoltoi troiani avrebbero banchettato sul suo cadavere. Patroclo usò le sue ultime forze residue per dire che Ettore si stava vantando di una vittoria non sua. Dopotutto il colpo più grave era stato inferto da Zeus e Apollo, poi quello di Euforbo, e non solo quello del principe troiano. L'eroe greco affermò anche che, uccidendolo, avrebbe attirato su di sé l'ombra della morte, perché la vendetta di Achille sarebbe caduta inesorabile su di lui. Ettore riportò l'armatura di Achille a Troia come trofeo, ponendola su un altare in onore degli dei. Nel frattempo, troiani e greci si contendevano il corpo di Patroclo. Con l'arrivo del potente Aiace, i greci riuscirono a recuperarlo e a riportarlo all'accampamento. La notizia della morte di Patroclo cambiò così il corso della guerra. Achille era nella sua tenda, completamente ignaro di ciò che stava accadendo sul campo di battaglia fuori dalle mura di Troia. Antiloco, il figlio del vecchio Nestore, arrivò con una triste notizia. Il messaggero lo informò della morte di Patroclo e il petto del figlio di Peleo fu oppresso dal dolore. Achille soffriva al pensiero che il suo migliore amico non avesse ascoltato il suo consiglio di non opporsi a Ettore. La negligenza di Patroclo gli era costata la vita. A peggiorare le cose,
Ettore aveva preso per sé la magnifica armatura di Achille. In lacrime, l'eroe andò sulla spiaggia e le sue grida di atroce dolore furono sentite persino da sua madre, che emerse dall'acqua chiedendo cosa fosse accaduto. Achille le raccontò della morte del suo amico e della perdita della sua armatura. Non avrebbe mai potuto ottenere la sua vendetta su Ettore, non disarmato. Ma Teti rassicurò il figlio e gli disse che sarebbe tornata il giorno dopo con un'armatura ancora più splendida. Con essa sarebbe stato in grado di compiere il suo destino. Teti andò sull'Olimpo, dove trovò Efesto al lavoro nelle sue fucine divine. Chiese al dio degli artigiani di aiutare il suo amato figlio, forgiandogli una nuova armatura. Efesto aveva un grande debito di gratitudine verso Teti, che lo aveva protetto quando era stato cacciato dall'Olimpo. Le assicurò che avrebbe fatto per Achille la più magnifica armatura mai vista da occhi umani. Aiace tornò all'accampamento greco portando il corpo di Patroclo, mentre i suoi fratelli d'armi respingevano i troiani che si avventavano su di loro come iene affamate. Poi, anche se disarmato, Achille emerse ed emise un potente ruggito di guerra che spaventò tutti i guerrieri troiani. Il corpo del guerriero defunto era finalmente al sicuro. La dea Era spinse il dio del sole Helios a tuffarsi nell'oceano in anticipo, mettendo prematuramente fine ad un altro giorno di battaglia. Sapeva che Achille senza armatura non sarebbe stato in grado di guidare i greci. I troiani, accampati fuori dalle mura della città, discussero durante la notte le azioni da intraprendere. Un nobile troiano esortò i suoi uomini a ritirarsi all'interno, poiché la furia di Achille sarebbe stata implacabile. Ma Ettore e altri nobili rifiutarono di nascondersi, poiché gli dei erano dalla loro parte. Nel campo greco, i nobili passarono la notte a piangere la morte dell'eroe più coraggioso e temerario che aveva cercato di prendere la città in un solo giorno. Achille ordinò di conservare il corpo di Patroclo. Avrebbe ricevuto i riti funebri solo dopo che l'eroe avesse ucciso l'assassino Ettore in onore del caduto. Il mattino seguente, Teti si trovava davanti alla tenda di Achille, portando la nuova armatura e lo scudo realizzati dal più abile degli dei. Achille indossò la sua nuova armatura, che brillava d'oro quasi quanto il sole. Nessun uomo aveva mai avuto un'armatura così magnifica. Il Pelide convocò un'assemblea dei nobili greci, perché aveva un importante annuncio da fare. Davanti agli occhi di tutti i nobili, Achille si riconciliò con Agamennone e si rammaricò del fatto che tutto non fosse stato risolto il primo giorno. Agamennone si scusò con l'eroe per averlo offeso così profondamente. Tutto quello che faceva era dovuto alla volontà degli dei e nessun uomo si sarebbe opposto. Agamennone restituì tutti i tesori rubati ad Achille, compresa la schiava Briseide che il figlio di Peleo aveva tanto desiderato. Quando vide il corpo di Patroclo, Briseide scoppiò a piangere, perché era sempre stato molto gentile con lei. Achille guidava ora l'esercito greco in un assalto per vendicare la morte di Patroclo. Gli Achei marciavano fiduciosi con lui, consapevoli di avere dalla loro parte il migliore guerriero del mondo. Achille e i suoi uomini combatterono con ferocia. Tutti coloro che osarono contrastare la furia del Pelide incontrarono Caronte il traghettatore. Achille combatteva con una rabbia insondabile, prendendo le vite dei troiani e dei loro alleati a decine. Gli dei osservarono la rabbia di Achille e Zeus intuì che a quel ritmo l'eroe avrebbe portato la guerra alla fine quel giorno stesso. Così concessi agli dei di agire sul conflitto nel modo che preferivano. Era, Atena e Poseidone si schierarono con i greci, mentre Apollo, Ares e Afrodite con i troiani.
Con gli dèi sul campo di battaglia, la guerra tornò sul percorso tracciato dalle Moire, le donne del destino. Ares si schierò contro Atena, ancora arrabbiato con la dea per aver aiutato l'eroe Diomede a ferirlo. Atena, utilizzando la sua forza divina, gettò a terra il fratello e lo schernì per aver preteso di poter essere all'altezza della figlia preferita di Zeus. Afrodite si frappose tra Atena e Ares per proteggere il suo amante, ma Atena sferrò un potente pugno al petto della dea dell'amore. Cadde al fianco di Ares e Atena disse loro che era la meritata conseguenza per coloro che sostenevano gli odiosi troiani. Lì vicino Poseidone stuzzicò Apollo a combattere, ma sentì la replica del dio della luce. Non era degno per due divinità del loro livello combattere tra loro per dei semplici mortali. Artemide, che si era schierata con i troiani, derise suo fratello per essersi rifiutato di combattere suo zio e disse che il suo arco e le sue frecce erano inutili. Era strappò l'arco dalle mani di Artemide e la colpì con la sua stessa arma. E disse che una bambina come lei non sarebbe dovuta essere lì. Meglio tornare a giocare con i suoi animali nella foresta. Artemide andò da suo padre, piangendo sulle sue ginocchia. Zeus le chiese chi l'avesse ferita. La dea della caccia rispose che Hera era la responsabile, che sua moglie era determinata a portare il dissenso tra gli dei e gli uomini e sembrava esserne contenta. Intanto, nonostante l'interferenza degli dei, Achille avanzava senza sosta. Sembrava determinato a prendere la testa di Ettore, anche a costo di dover abbattere le porte di Troia a mani nude e trascinare il principe troiano per i capelli. Achille marciava inesorabile verso la città di Troia e i troiani fuggivano disordinatamente. Ma un uomo non temeva il terribile figlio di Teti, Enea, principe dei Dardani. Achille definì il principe uno sciocco per aver creduto che se avesse sconfitto il campione degli Achei sarebbe diventato re dei troiani dopo la morte di Priamo, come diceva un'antica profezia. Aggiunse che affrontandolo avrebbe solo anticipato il suo incontro con il barcaiolo Caronte. Enea replicò che non era lì per scambiarsi insulti. Se voleva avanzare verso Troia, avrebbe dovuto passare sul suo cadavere. I due nobili eroi iniziarono il duello. Enea fece del suo meglio per attaccare e schivare gli attacchi del figlio di Peleo. Dall'altra parte, Achille combatteva con spavalderia, quasi non curante, sotto gli occhi dei guerrieri che assistevano allo scontro. Poseidone osservava il duello tra gli eroi da lontano. Anche se odiava i troiani, né lui né gli altri dei volevano che Enea cadesse davanti ad Achille. Quando sentì che il principe era in netto svantaggio, capì che era il momento di intervenire. Enea era ormai debole e Achille era pronto a sferrare il colpo di grazia. Ma Poseidone evocò una nuvola che ostacolò la visuale di Achille. Poi portò Enea in salvo, lontano dalle grinfie del suo nemico. Quando la nuvola si dissolse, l'eroe Dardano non c'era più. Achille capì che Enea era davvero amato dagli dei. Nelle vicinanze, i Mirmidoni stavano premendo sulle linee nemiche e prendendo la vita di molti troiani come vendetta per la morte di Patroclo. Achille e i suoi Mirmidoni presero molti prigionieri, soprattutto nobili figli di prestigiose famiglie troiane. Ma questa volta Achille non li avrebbe scambiati per un generoso ricatto. Le loro vite sarebbero state offerte in sacrificio agli dei durante il funerale di Patroclo. La guerra era ormai al suo culmine. Achille stava uccidendo più guerrieri nemici che mai sulle rive del fiume Scamandro. Il sangue dei caduti scorreva nel fiume, arrossandone le acque. Achille si immerse nel fiume per inseguire i troiani che cercavano di scappare, ma molti di quelli che sfuggirono alla terribile lancia dell'eroe incontrarono un destino ancora peggiore, annegando a causa del peso della loro armatura. Ma Scamandro, il dio del fiume, si adirò con Achille per aver sporcato le sue acque e non avrebbe lasciato che quell'insulto rimanesse impunito. Il dio del fiume
fece apparire un enorme muro d'acqua e lo lanciò contro Achille. Achille fu colpito dal potente vortice generato da Scamandro. La sua gloriosa armatura creata dagli dèi era inutile senza aria nei polmoni. Ma Era non avrebbe permesso ad Achille di morire e chiese aiuto a suo figlio Efesto. Il dio delle fucine invocò un grande fuoco che prosciugò il fiume e Achille fu in grado di sfuggire alla morsa della morte. Dopo aver ripreso fiato, Achille si recò alle porte di Troia per sfidare Ettore e finalmente vendicare la morte del suo caro amico. Sul campo di battaglia, per quasi un decennio, uomini e dei attendevano con ansia l'incontro dei due più grandi combattenti della guerra di Troia. Achille, il campione greco, era sopraffatto dall'ira e desiderava vendicare la morte del suo amato amico Patroclo, mentre Ettore, il più coraggioso di tutti i troiani, stava combattendo per difendere la sua patria, il suo popolo e la sua famiglia. Mentre avanzava, gli occhi di Achille bruciavano dall'odio per il suo avversario. Anche se invisibile agli occhi umani, Phobos, la personificazione della paura, stava al suo fianco. Il cuore di Ettore era pieno di paura e il suo istinto di sopravvivenza lo spinse a fuggire. Dalle mura di Troia il re Priamo, sua moglie Ecuba e i principi guardavano preoccupati Ettore inseguito da Achille, che, come un predatore affamato, braccava la sua preda. Ettore evitò le frecce e i giavellotti lanciati dai guerrieri che seguivano Achille. Il figlio di Peleo urlò ai suoi uomini di smettere di attaccare il principe troiano, perché sarebbe stato lui stesso a mandare lo spirito di Ettore nell'Ade. Zeus allora ordinò di tirare fuori la sua bilancia d'oro, perché era giunto il momento di decidere il destino di Ettore. Il suo destino fu pesato e il piatto di Achille salì verso la gloria, mentre quello di Ettore scese verso l'Ade. Così il destino di Ettore era stato deciso dagli dèi. Zeus ordinò ad Atena di scendere sulla terra e far rispettare il destino stabilito dalle Moire per il guerriero. Atena sussurrò all'orecchio di Achille di smettere di inseguire il suo nemico e di incoraggiarlo a combattere. Ettore ascoltò allora la chiamata del principe Deifobo e fu felice di avere suo fratello al suo fianco nel momento del bisogno. Il principe troiano ritrovò finalmente il suo coraggio e fu pronto ad affrontare finalmente il campione Acheo. Ettore tentò di raggiungere un accordo con Achille. Dopo il duello, il cadavere del guerriero caduto sarebbe stato restituito ai suoi compagni per ricevere i giusti omaggi e i riti funebri. Ma Achille si oppose, dicendo che non esisteva un accordo tra leoni e uomini e che era la volontà degli dèi a concedergli la vittoria. Egli avrebbe gettato il corpo del principe ai cani affamati. I due più grandi guerrieri si incontrarono davanti alle possenti porte di Troia, mentre gli abitanti guardavano dall'alto delle mura trattenendo il respiro. Questo scontro poteva cambiare l'esito della guerra. Ettore scagliò la sua lancia contro il Pelide, ma egli la evitò facilmente, grazie all'armatura divina donata da Efesto. Il principe troiano fece allora cenno al fratello di passargli un'altra lancia, ma Deifobo era assente. Ettore si rese conto allora di essere stato ingannato dagli dèi e che Atena si era travestita da suo fratello per motivarlo. Anche se sapeva che gli dèi non erano con lui, questa volta Ettore non si sarebbe lasciato prendere dalla paura. Estrasse la spada e caricò in avanti per incontrare il suo destino. Sulle mura, il re e la regina temevano per la vita del loro amato figlio e temevano per il destino del loro regno se Ettore fosse caduto. Il principe stava combattendo coraggiosamente contro il guerriero più potente del mondo. Gli eroi si caricarono a vicenda in un combattimento che sembrava un balletto mortale. In pochi secondi dall'inizio dello scontro, Achille aveva già capito come Ettore si comportasse in battaglia. Nessun colpo del nemico poteva raggiungerlo,
E ora aspettava solo che il principe rivelasse un punto vulnerabile per decidere l'esito della lotta. Ettore si fece coraggiosamente avanti contro il figlio di Peleo. Ma con un colpo perfetto, Achille tagliò fatalmente il collo di Ettore. Il grande duello era terminato. Gemiti di dolore e disperazione si levarono dalle mura della città e tutti piansero la morte del più nobile di tutti i troiani. La principessa Andromaca, moglie di Ettore, crollò quando venne a sapere che suo marito era morto e che il piccolo Astianatte era ormai diventato orfano. Con la lancia ancora conficcata nel collo, Ettore pregò ad Achille di consegnare il suo corpo ai genitori in cambio di un grande riscatto in oro. Ma lo spietato Achille rispose che non l'avrebbe fatto. Il suo corpo doveva essere mangiato dai cani e dagli avvoltoi che si aggiravano nel campo greco. Nel suo ultimo respiro, Ettore maledisse Achille e giurò che il dio Apollo lo avrebbe vendicato. Ma Achille disse che non temeva il suo incontro con Thanatos. Aveva già compiuto il suo destino, uccidendo il migliore tra i troiani, e il suo nome sarebbe stato acclamato per i secoli a venire. Lo spirito di Ettore andò nell'Ade, ma il suo corpo avrebbe subito ancora molte umiliazioni. Achille legò le caviglie del principe con una corda e fissò la corda al suo carro. Poi trascinò il corpo di Ettore con il suo carro attorno alla città di Troia, rivelando ad ogni abitante della città che il loro campione era ormai morto e, insieme a lui, ogni speranza per Troia. Vedendo il corpo del figlio trascinato davanti alle mura, Priamo cercò di gettarsi dall'alto per togliersi la vita, ma fu fermato dai suoi figli. Nel frattempo Ecuba, la regina, gridava e si strappava i capelli. Achille trascinò il corpo di Ettore verso il campo greco e ovunque andasse veniva accolto dai guerrieri greci che acclamavano la sua vittoria. Ottenuta la sua vendetta, Achille era finalmente pronto a dare a Patroclo una degna sepoltura. Achille tornò trionfalmente al campo greco portando con sé il corpo di Ettore, l'incubo di tutti gli Achei, terrorizzati di incontrare il principe troiano sul campo di battaglia. Come promesso, Achille ordinò di iniziare i riti funebri per Patroclo. Furono fatti sacrifici di animali e il corpo di Ettore fu lasciato in balia dei cani. Mentre dormiva, Achille fu visitato dallo spirito di Patroclo, che gridò al suo amico di eseguire il più presto possibile i riti funebri, poiché gli era stato impedito di entrare negli inferi. Achille si scusò con il suo compagno e gli promise che avrebbe accelerato la cerimonia. Patroclo ricordò ad Achille il suo destino in guerra. Gli disse di preparare una stanza accanto alla sua tomba, in modo che lui avrebbe potuto essere sepolto lì. In questo modo avrebbero potuto riposare insieme, come era stato fin dall'infanzia. 12 prigionieri troiani furono passati a fil di spada al comando di Achille, perché il desiderio di vendetta del Pelide era immenso. Alla fine Achille si tagliò le sue trecce come tributo all'amico morto. Achille aveva promesso a suo padre di donare le trecce al dio del fiume della sua patria al suo ritorno. Chiese perdono al dio, dato che non era destinato a tornare e adempiere alla sua promessa. Fu accesa un'altra pira e Achille finalmente rispettò il suo impegno. Lo spirito di Patroclo entrò nel regno di Ade e trovò riposo nei campi Elisi. Quella notte la dea Afrodite sparse un unguento di ambrosia sulla salma di Ettore, in modo che non si decomponesse anche se esposto agli elementi, e vegliò sul corpo per spaventare i cani che volevano divorarlo. Achille, però, continuava ad essere inquieto. Legò nuovamente il corpo di Ettore al suo carro, trascinandolo più e più volte intorno alla pira di Patroclo. Tornato nella sua tenda, Achille ricevette la visita di Teti, la sua madre divina. Vedendo l'agitazione del figlio,
gli consigliò di restituire il corpo di Ettore al suo popolo. Gli dei erano scontenti del modo in cui il figlio di Peleo aveva trattato un guerriero così onorevole. Achille disse che, se questa era la volontà degli dei, avrebbe permesso la restituzione del corpo. Il messaggero degli dei andò da Priamo informandolo di andare alla tenda di Achille per recuperare il corpo del suo amato figlio. Non avrebbe dovuto preoccuparsi, perché sarebbe stato sotto la protezione degli dei. I figli di Priamo tentarono di dissuaderlo dal partire. Se fosse stato catturato dagli Achei, Troia avrebbe sofferto molto. Ma il re disse che tutti i suoi figli più cari erano morti e gli erano rimasti solo i peggiori. Avrebbe fatto di tutto per riportare indietro il corpo di Ettore. Priamo si recò all'accampamento dei Greci su un carro trainato da un asino, non sapendo come sarebbe stato accolto. Lungo la strada il re incontrò un uomo che disse che lo avrebbe aiutato ad entrare nel campo. Priamo sapeva che questo straniero poteva essere solo un inviato degli dei. Quando arrivarono alle porte dell'accampamento greco, l'uomo misterioso ordinò di aprire le porte e fu subito assistito. Priamo intuì che un dio era al suo fianco e aveva ragione. Su ordine di Zeus, Hermes doveva scortare il re per assicurare la sua incolumità. Achille fu preso alla sprovvista quando vide un anziano nobile entrare nella sua tenda. In segno di grande umiltà, Priamo si gettò ai piedi dell'uomo che aveva tolto la vita a quasi tutti i suoi figli. Disse ad Achille di ricordarsi di Peleo, il suo vecchio padre, che probabilmente aveva la sua stessa età, e di quanto sperasse nel ritorno di suo figlio, o almeno del suo corpo. Disse di aver perso ormai 50 figli, ma di non poter fare a meno del corpo dell'unico veramente degno di difendere la città. Per questo aveva portato con sé un generoso riscatto. Commosso dal discorso del re, Achille lo invitò a rialzarsi. Disse che la sofferenza nel cuore di Priamo doveva essere smisurata per avere il coraggio di stare faccia a faccia con il più terribile dei greci e che nel suo petto batteva un cuore di ferro. Achille rispose che avrebbe restituito il corpo di Ettore a suo padre, come aveva promesso alla sua divina madre. Dopo tante pene, il re finalmente si rilassò. Mangiò e si riposò nella tenda del Pelide. Non aveva mangiato né dormito dalla morte di suo figlio. Prima dell'alba, Priamo e la sua scorta divina ripartirono portando con loro il corpo del glorioso Ettore, prima che Agamennone si accorgesse che il re troiano era stato nel suo campo. Achille si scusò con lo spirito di Patroclo per aver restituito il corpo di Ettore, dicendo che la sua parte di riscatto sarebbe stata deposta sulla sua tomba. Priamo si diresse verso Troia con la promessa di una tregua di 11 giorni, così da poter svolgere tutti i preparativi per il funerale del coraggioso principe. I troiani si rallegrarono e piansero, guardando il re portare il corpo del principe troiano. Grazie alle cure di Afrodite, il cadavere di Ettore era perfettamente conservato e sembrava dormire sereno. Andromaca, la moglie dell'eroe, afferrò la testa del marito morto e si disperò. La sua dipartita aveva lasciato una vedova e un figlio indifeso, che sarebbe stato certamente perseguitato dai greci. Non avrebbe permesso al povero Astianatte di crescere e cercare vendetta. L'undicesimo giorno della tregua, la grande pira funeraria di Ettore fu accesa nel centro di Troia. Tutti gli abitanti della città piansero la discesa nell'Ade dell'unico uomo capace di difendere Troia contro i greci. Uno dei capitoli più tristi della guerra di Troia era finito. Anche senza il suo campione, la città avrebbe continuato a combattere fino al suo ultimo respiro. La guerra di Troia aveva già ucciso innumerevoli guerrieri famosi. Ma nessuna perdita ebbe l'impatto della caduta del principe troiano Ettore. Senza la protezione del loro condottiero, il morale del popolo troiano era a pezzi.
L'armistizio proposto da Achille, che aveva permesso di celebrare il funerale di Ettore, stava per finire. Agamennone portò i suoi uomini davanti alle mura troiane e cercò di sfidare gli avversari in un combattimento in campo aperto. Ma i troiani non ebbero il coraggio di uscire da dietro le possenti mura costruite dagli dei. Vedevano la terribile ombra di Thanatos ad ogni angolo, segno che la rovina della città stava per avvenire. Il re Priamo si rammaricava di aver perso tanti figli in guerra. Ma il suo dolore era ancora più grande per il fatto che solo i suoi figli più codardi erano sopravvissuti, Paride e Deifobo. Nelle loro mani sarebbe stato il futuro di Troia, poiché il re non voleva affidare il comando della città al coraggioso Enea. Dopotutto, una profezia diceva che sarebbe stato il grande difensore della tradizione troiana e il re non voleva dare questo onore al figlio di Anchise. Ma quando la dea Aurora apparve, portando con sé il sorgere di un nuovo giorno, una nuova speranza apparve all'orizzonte. Erano le coraggiose e indomite Amazzoni. Guerriere formidabili, figlie di Ares, che combattevano su cavalli selvaggi. Penthisilea, la regina delle Amazzoni, era bellissima e la sua armatura rifletteva i raggi del sole. Sembrava addirittura la figlia della dea Aurora. L'apparizione delle terribili guerriere, che non temevano nessuno, riempì di coraggio i cuori dei guerrieri troiani. Guidati dalle figlie di Ares, i troiani uscirono da dietro le mura per affrontare ancora una volta l'esercito greco. Le Amazzoni avanzarono contro le linee greche, che rimasero sbalordite nel vedere un esercito di donne montate a cavallo. Il loro attacco fu spaventoso e sembrava ispirato da Ares, loro padre e dio bellicoso. I greci iniziarono a fuggire verso le navi, inseguiti dalla regina Penthisilea, che uccise decine di guerrieri con la sua gloriosa ascia, offerta dal dio della guerra. Achille e Aiace furono sorpresi dalla fuga disordinata dei greci. Gridarono agli uomini di ristabilire le linee difensive, perché adesso erano loro in prima linea nell'esercito. Incoraggiati dai due grandi eroi, i greci tornarono a combattere e iniziò un grande bagno di sangue. Achille, i troiani e gli Amazzoni versarono sangue sul suolo troiano, in una delle battaglie più violente della guerra. Achille iniziò nuovamente a volgere la battaglia a favore dei greci, utilizzando la favolosa lancia di Peleo. Ma Penthisilea non temeva nessun uomo. Nemmeno il terribile figlio di Teti spaventava la regina delle Amazzoni. In sella al suo cavallo, scagliò una lancia contro l'eroe. Achille bloccò l'attacco e ordinò che gli venisse portato il suo carro da guerra. L'obiettivo era quello di dare la caccia alla coraggiosa Amazzone. Trascinato dai cavalli divini Balius e Xanthus, Achille inseguì la regina guerriera, che continuava a scagliare proiettili contro di lui. Penthisilea si voltò e alzò l'ascia. Achille rimase impressionato dal coraggio dell'impavida guerriera, che sembrava più un'incarnazione di Atena. La regina delle Amazzoni si lanciò senza timore contro il campione degli dei per la resa dei conti finale. Ma Achille trafisse il corpo del cavallo e colpì il ventre dell'Amazzone con un colpo della sua potente lancia. La regina e il suo cavallo caddero, mortalmente feriti. Achille si avvicinò per esaminare il corpo di Penthisilea. Non poteva credere che una donna avesse il coraggio di sfidarlo, quando persino il potente Ettore tremava al suo cospetto. Tolse l'elmo alla regina e ne rimase sorpreso. Non solo era davvero una donna, ma era anche una delle ragazze più belle che avesse mai visto. Achille fu toccato dal coraggio della regina e non la spogliò delle armi e dell'armatura come era sua abitudine. Achille restituì il corpo di Penthisilea ai suoi sudditi affinché organizzassero un funerale in onore della grandezza della donna.
era stata molto più coraggiosa della maggior parte dei grandi uomini che avevano combattuto in guerra. Dopo aver sconfitto le impavide guerriere amazzoni, i greci iniziarono i preparativi per l'assalto alle mura di Troia. Cominciarono a costruire molte scale alte per permettere ai guerrieri di raggiungere la cima delle mura. A Troia, l'alta nobiltà di Ilio era disperata. Alcuni sostenevano che Elena di Troia dovesse essere consegnata ai greci, in modo da controllare la loro furia ed evitare un destino terribile per la città di Troia. Ma Paride trovava tutto questo inconcepibile. Disse che la restituzione di Elena non avrebbe in alcun modo diminuito la sete di sangue dei guerrieri greci. In quel momento apparve il principe etiope Memnon, alla testa del suo esercito di guerrieri africani. Aveva la pelle scura come l'ebano ed era forte come un toro, così forte che poteva essere paragonato solo ad Achille. E proprio come il figlio di Teti, anche Memnon aveva sangue divino. Era figlio della dea Aurora e di Titonus, fratello del re Priamo di Troia. E come il greco, aveva anche un'armatura divina fatta dal dio Efesto. Memnon guidò i suoi uomini in una sanguinosa battaglia contro i greci. Il principe nero fece decine di vittime greche. Sembrava inarrestabile e i greci furono colti di sorpresa, perché non pensavano che avrebbero mai più affrontato un nemico così forte come Ettore. Achille voleva affrontarlo, ma fu fermato dalla sua divina madre. Ella avvertì che avrebbe potuto uccidere questo nemico nelle prossime 24 ore. Pertanto, Memnon continuò a combattere senza trovare alcun avversario all'altezza. Sul suo carro, il vecchio re Nestore di Pilo comandava le linee greche, cercando di impedire che venissero rovesciate dalla pressione dell'esercito africano. Il principe etiope si rese conto che, se avesse eliminato il comandante greco, gli avversari sarebbero rimasti senza leader e gli africani avrebbero vinto. Memnon avanzò allora contro Nestore, ma suo figlio Antiloco si mise tra il guerriero e il vecchio padre per proteggerlo. Il principe africano trafisse con la lancia il petto del coraggioso figlio di Nestore. Il vecchio re cercò di allontanare Memnon dal corpo del figlio, impedendogli di saccheggiare il bottino. L'etiope disse che non avrebbe attaccato il vecchio re. A causa della foga della battaglia lo aveva caricato, ma solo perché non si era accorto che era un anziano. Antiloco, come Patroclo, era molto caro ad Achille. Pertanto il grande guerriero greco dimenticò il consiglio della madre e cercò di vendicarsi combattendo contro Memnon. I due grandi guerrieri iniziarono il loro duello. Il principe etiope si dimostrò un avversario formidabile. Era forte e abile. Achille sentiva che quel guerriero sembrava eguagliarlo in tutto. Quel combattente poteva essere destinato a ucciderlo, proprio come era stato profetizzato fin dalla sua infanzia. Achille usò la sua lancia per colpire il principe africano alla spalla, ma il colpo fece sì che Memnon combattesse con devozione ancora maggiore, come mai nessun altro avversario. Teti e Aurora assistettero angosciati al duello tra i loro figli. Sapevano che solo uno sarebbe uscito vivo dal combattimento. Entrambe chiesero a Zeus di favorire i rispettivi figli, ma lui rispose che il destino di ogni guerriero era già stato determinato dalle Moire. Nemmeno lui poteva opporsi alle signore del destino. Memnon ferì la mano di Achille con la sua lancia e i greci rimasero scioccati nel vedere il campione divino sanguinare così tanto. La dea dell'alba si mise alle spalle del figlio e rivelò la debolezza segreta di Achille: i talloni. Memnon allora cercò di sorprendere l'avversario con un assalto ai talloni. Ma Achille, il guerriero dal passo leggero, balzò sul suo avversario.
e con un colpo terribile reclamò la vita di Memnon. Il corpo del principe africano fu portato via dalle divinità dei venti. Così, proprio come Sarpedonte, fu sepolto con tutti gli onori che meritava. Dopo aver sconfitto quel potente guerriero, nulla sembrava impossibile per Achille, che ora avrebbe guidato l'assalto alle mura di Troia alla ricerca della gloria definitiva. Achille comandava l'offensiva troiana nell'assalto finale alle mura di Troia. Voleva conquistare la città in quel giorno e tutto sembrava favorevole. Utilizzando le loro lunghe scale, i greci cominciarono a tentare di scalare le mura, mentre i troiani si difendevano disperatamente. Enea condusse i troiani fuori dalle mura. Se non fossero riusciti a distruggere la grande scala, la città sarebbe stata perduta. Achille, con i suoi terribili colpi, continuava a spedire i troiani nel regno dell'Ade. La forza d'animo dei difensori si stava indebolendo. Temendo di morire, i troiani iniziarono a fuggire, mentre Achille li infilzava con la lancia di Peleo. All'improvviso, Apollo apparve ad Achille e gli ordinò di fermare l'avanzata, perché era scritto nel destino che lui non avrebbe mai superato le mura di Troia. Ma Achille lo ignorò e disse al dio di tornare dalle altre divinità. Se avesse cercato di fermarlo, Apollo avrebbe assaggiato la lancia di Peleo. Apollo cedette al guerriero greco sprovveduto, ma non gli permise di farla franca con un simile insulto. Mentre Achille combatteva alle porte di Troia, Apollo istigò il principe Paride ad attaccarlo con il suo formidabile arco. L'eccellente arciere Paride si concentrò il più possibile. Con l'aiuto del dio della luce, scagliò una freccia devastante. La freccia del principe, guidata da Apollo, colpì il tallone di Achille, il suo unico punto debole. Achille era praticamente invulnerabile, perché la sua divina madre aveva eseguito un rituale in cui era stato immerso nelle acque del fiume sacro. L'unica parte del corpo non protetta era il tallone, che non era entrato in contatto con l'acqua. Ferito a morte, il sangue scorreva copioso nella zona colpita. Achille chiamò vigliacco colui che lo aveva colpito alle spalle e a distanza di sicurezza, perché il suo avversario non aveva avuto il coraggio di affrontarlo faccia a faccia. Achille riuscì comunque ad alzarsi. Avanzò barcollando contro i nemici, riuscendo ad ucciderne alcuni prima di esaurire le forze. Con grande sorpresa di tutti, Achille cadde a terra e il suono dell'impatto della sua armatura contro il suolo si sentì in tutto il campo di battaglia. Il più grande di tutti gli eroi era morto. Paride celebrò la vittoria sul miglior guerriero greco e ordinò ai troiani di saccheggiare le armi e l'armatura di Achille. I soldati troiani, che prima erano fuggiti, si precipitarono a saccheggiare il corpo dell'eroe. Ma Aiace apparve sulla scena, alzando il suo potente martello da guerra per spaventare i troiani che cercavano di trafugare il corpo di Achille. Ulisse intanto diede copertura al forte Aiace affinché si caricasse il corpo di Achille sulle spalle e partisse per l'accampamento greco. Aiace usò la sua enorme forza per raggiungere rapidamente l'accampamento. Molti dissero che per questa impresa eroica avrebbe pagato un prezzo terribile. Completamente esausto, Aiace portò a termine la sua missione e recuperò il corpo del suo amico. Il corpo di Achille ricevette le dovute cure e fu pianto da tutti i greci, che si addolorarono per la partenza del guerriero più glorioso tra loro. Teti apparve nelle acque del mare per dare l'addio al figlio che aveva cercato in tutti i modi di sottrarre al suo destino. Coprì il corpo del figlio con le sue lacrime e tutti i presenti si commossero per quella scena dolorosa. Achille fu cremato su una enorme pira funeraria
degna del più grande dei re. Le sue ossa furono sepolte accanto ai resti del suo amato amico Patroclo. Finalmente si sarebbero reincontrati sui campi Elisi. Dopo il funerale di Achille, la dea Teti, madre dell'eroe, offrì l'armatura del figlio agli Achei. L'armatura doveva essere data a colui che aveva prestato maggiore assistenza a Peleo e al figlio di Teti. Aiace si considerava l'unico uomo degno di tale onore, perché era stato lui a sottrarre il corpo dell'eroe dalla morsa dei guerrieri troiani. Ma Odisseo si oppose e disse che era lui stesso a meritare di ereditare la corazza di Achille. Aiace si infuriò con Odisseo. Sosteneva che il paragone tra i due era assurdo, perché sarebbe stato come equiparare un cane a un leone. Il gigante disse anche che, se non fosse stato per lui, Achille avrebbe messo la sua testa su un palo e il suo spirito avrebbe vagato sulle rive del fiume Acheronte. Ma Odisseo rispose dicendo che, se non fosse stato per lui, che teneva impegnato quasi una dozzina di troiani, Aiace non sarebbe mai riuscito a trasportare il corpo, e che fu lui a trovare Achille e a convincerlo a combattere. Senza di lui, l'intera spedizione greca sarebbe andata perduta. Il vecchio Nestore allora propose una gara per decidere chi fosse il più degno di tale onore. Aiace ed Odisseo parlarono davanti a tutti, difendendo le loro cause. Aiace era coraggioso e degno, ma non possedeva il potere della parola. Odisseo, invece, aveva una lingua d'argento e incantava tutti con le sue parole. Menelao e Agamennone convinsero il consiglio a consegnare le armi a Odisseo. Alcuni lo fecero per evitare che Aiace ottenesse ancora più prestigio e potere. Nel vedere Odisseo che riceveva l'armatura divina di Efesto, il sangue di Aiace ribollì a tal punto che si sentì male, fino ad avere un ictus. Si immobilizzò davanti a tutti ed ebbe una paralisi facciale. Si risvegliò nella sua tenda, dove sembrava essersi ripreso dal suo malessere, ma era ancora indignato per l'umiliazione subita. Voleva fargliela pagare per aver cospirato contro di lui. In quel momento, la dea Atena apparve alle sue spalle e offuscò il suo giudizio. Aiace era completamente fuori di sé. Uscì dalla tenda con la sua arma, deciso a vendicarsi. Due guardie di Agamennone cercarono di fermarlo, ma non ci riuscirono. All'improvviso vide i due figli di Atreo, che sembravano sorpresi nel vedere il volto odioso di Aiace. Il gigante si lanciò con sete di sangue contro Menelao e Agamennone. Aiace colpì mortalmente Menelao. Poi strangolò Agamennone fino a togliergli l'ultimo respiro di vita. Anche dopo aver ucciso i due figli di Atreo, la sete di vendetta di Aiace rimase inestinguibile. Si recò alla tenda di Odisseo e lo trascinò fuori. Il suo avversario non sarebbe morto così rapidamente come gli altri. Lo legò a una roccia e cominciò a frustarlo. A quel punto la confusione indotta da Atena si dissipò e Aiace si rese conto che stava frustando un ariete. Tutti assistettero sconvolti alla scena grottesca. Mentre uccideva gli altri agnelli, pensava che gli animali fossero Menelao e Agamennone, perché gridava i loro nomi durante la macellazione. Di nuovo umiliato davanti a tutti, tornò di corsa alla sua tenda. Chiamò la sua schiava Tecmessa, che aveva preso in moglie, e le disse che non poteva sopportare l'umiliazione. Così si allontanò dal mondo. Sua moglie e suo figlio avrebbero dovuto cercare Teucro, suo fratello, per evitare che i capi greci li riducessero in schiavitù. Aiace si tenne una spada contro il petto e si gettò in terra contro di essa. Il secondo più grande guerriero della storia greca, secondo solo ad Achille, morì.
Agamennone voleva negargli il diritto al funerale perché aveva tradito tutti. E che se non fosse stato per Atena che lo confondeva, Aiace avrebbe ucciso lui e suo fratello. Ma Odisseo convinse il capo supremo a seppellire l'eroe con tutti gli onori di un grande combattente. Se non fosse stato per Aiace e il suo grande scudo, i troiani avrebbero bruciato tutte le navi greche. Grazie all'intervento del re di Itaca, il potente Aiace fu velato e onorato come un grande guerriero. I capi greci erano preoccupati. La morte di due dei loro guerrieri più potenti, Achille e Aiace, rendeva quasi impossibile la conquista della città di Troia. Sebbene avessero indebolito i loro avversari, qualcosa al di là della loro comprensione impedì agli Achei di superare le mura troiane. Con l'aiuto di Odisseo, Calcante venne a conoscenza delle profezie di Eleno, il veggente figlio di Priamo. Calcante rivelò ai capi greci che Troia poteva essere conquistata solo da uomini che usavano le armi del grande eroe Ercole. Inoltre, la città non sarebbe caduta senza avere qualcuno con il sangue del grande Achille. E che c'era anche un manufatto sacro che proteggeva la città. Era il palladio, conservato a Troia, nel tempio di Atena. Odisseo, che non aveva mai voluto prendere parte a quella guerra, voleva porvi fine rapidamente. Disse che lui avrebbe trovato la soluzione a tutte quelle diavolerie. Il re di Itaca si diresse con la sua nave verso il palazzo del re Licomede, lo stesso luogo in cui aveva trovato Achille, nascosto tra le file del re. Si imbatté in un giovane uomo. Questo si stava allenando contro due forti avversari allo stesso tempo. I guerrieri, benché esperti, non riuscirono a trattenere il giovane guerriero. Non era uno qualunque, si chiamava Pirro e i greci lo chiamavano Neottolemo, cioè il nuovo guerriero. Nelle sue vene scorreva il sangue di Achille, padre del giovane guerriero con la principessa Deidamia. La principessa provò un déjà vu quando vide Odisseo reclutare suo figlio per la guerra, proprio come aveva fatto con il suo amato Achille. Odisseo consegnò al ragazzo le armi e le armature del padre, che erano sotto la sua custodia. Disse che la vita di migliaia di greci dipendeva proprio da lui. Pirro non volle permettere che il sacrificio del padre fosse vano e accettò di accompagnare Odisseo a Troia. Nel frattempo, un nuovo rinforzo era arrivato in aiuto dei troiani. Il guerriero Euripilo portò con sé truppe fresche, inviate a Troia dalle città alleate. Con pochi eroi al comando, i greci cominciarono a cedere di fronte al nemico. Non erano pronti a contenere quella forza rinnovata. All'improvviso, i troiani e gli alleati arrestarono la loro avanzata. Non potevano credere ai loro occhi. Achille sembrava essere tornato dalla morte. Pirro, che indossava l'armatura del padre, lanciò un potente grido di battaglia. I nemici cominciarono a fuggire, temendo la morte. Ma Euripilo cercò di fermare la fuga, dicendo che stavano fuggendo da un bambino che indossava le vesti del padre. Euripilo avanzò contro Neottolemo, che non esitò ad affrontarlo. Il giovane Pirro balzò sul suo nemico e con un colpo perfetto colpì Euripilo in modo letale. I testimoni di quella scena non ebbero dubbi. Pirro era il figlio del glorioso Achille. Con l'arrivo di Neottolemo, il morale dei guerrieri greci migliorò. I troiani si nascosero nuovamente dietro le mura. Pirro ebbe un esordio trionfale. Sui campi di battaglia, un tempo dominati dal padre defunto, i greci portavano ora sulle spalle un nuovo guerriero, celebrando la vittoria. Il primo ostacolo era superato. Ora Odisseo doveva trovare le armi di Ercole. Il re di Itaca sapeva dove ne aveva trovata una l'ultima volta. Ma sapeva anche che non sarebbe stato facile convincere il proprietario a portarla sulle coste troiane.
Dopo aver portato il figlio di Achille a Troia, Odisseo dovette intraprendere una missione che lo avrebbe messo in grande imbarazzo. Doveva trovare le armi di Ercole e sapeva benissimo dove. Sull'isola di Lemno si trovava Filottete, il guerriero che era stato abbandonato lì quasi 10 anni prima a causa della ferita da serpente. Provava un grande odio per Odisseo, responsabile del suo abbandono. Odisseo chiese perdono all'eroe, perché Filottete era l'erede dell'arco di Ercole, le cui magnifiche frecce si bagnavano nel sangue dell'idra di Lerna. Ma l'eroe abbandonato non volle perdonare i greci. Voltò le spalle ad Odisseo e disse che non sarebbe andato a Troia. Allora Ercole, che dopo la sua morte andò a vivere con gli dei, parlò all'orecchio di Filottete. Gli disse che gli aveva dato l'arco per portarlo a Troia e che il suo destino si sarebbe compiuto in quel modo. Dopo l'intervento di Ercole, Odisseo portò Filottete e l'arco divino sulle rive di Troia. La ferita del serpente, motivo del suo abbandono, aveva ancora un odore putrido. Ma Filottete fu miracolosamente curato dal miglior medico dei greci. L'eroe, che prima riusciva a malapena ad appoggiare il piede, ora era completamente guarito. Tutti rimasero stupiti dal miracolo. In quel momento, gli dei sembravano favorire i greci. Si stavano preparando per un nuovo assalto alle mura di Troia. Protettori erano deboli, ma la forte posizione difensiva era un enorme vantaggio. Enea guidò i troiani e i loro alleati nella difesa della base del muro, impedendo ai greci di scalarlo. Nel frattempo Paride fornì una copertura a Enea, comandando gli arcieri che sparavano le frecce dall'alto delle mura. Neottolemo, intanto, incarnava lo spirito del padre. All'inizio del combattimento aveva già massacrato più di 10 nemici. E Paride sembrò avere un déjà vu. Aveva una sensazione. Se aveva abbattuto il potente Achille con le sue frecce, allora poteva abbattere anche suo figlio. Paride si concentrò per eseguire un colpo preciso, ma non sapeva che il suo destino era già segnato. Filottete, con il suo arco divino, non avrebbe permesso al vile principe troiano di abbattere un altro eroe greco. Colpì dritto il principe troiano, che provò un dolore intenso, molto più forte di una normale ferita. Paride gridò di dolore mentre veniva avvicinato dal fratello Deifobo. Ma non sapevano che la freccia era stata bagnata dal sangue velenoso dell'idra di Lerna. Pochi al mondo conoscevano l'antidoto a quel veleno. I troiani riuscirono a respingere l'attacco greco. Ma il principe ed erede al trono giaceva morente sul suo letto. Nessun medico troiano sapeva come aiutarlo. Paride si ricordò di Enone, la ninfa a cui aveva fatto voto d'amore prima di incontrare Elena. Ella conosceva i segreti delle erbe e poteva curare qualsiasi malattia. Paride fu trasportato su una barella alla dimora della ninfa ai piedi del monte Ida. Il principe troiano si gettò ai piedi di Enone e implorò aiuto. Ma il tempo e l'amarezza avevano indurito il cuore della ninfa. Ella disse al principe di cercare la salvezza in Elena, che aveva scelto come moglie. Con grande dolore nel cuore, Enone si rifiutò di prestare soccorso all'unico amore della sua vita. Quando gli uomini che trasportavano Paride tornarono a Troia, lo spirito del principe era già partito per l'Ade. Elena pianse la morte di Paride. Nel frattempo Deifobo e suo fratello Eleno lottarono per decidere chi sarebbe stato il nuovo marito della donna più bella del mondo. Il corpo di Paride bruciò sulla pira funeraria. Nascosta, la ninfa Enone vide tutto. Provava un enorme dolore e senso di colpa per aver lasciato morire il suo amato Paride. In un atto d'amore e di disperazione, la ninfa si gettò tra le fiamme e si ridusse in cenere, stringendo il suo amato. Alla morte di Paride, Elena fu costretta a sposare il principe Deifobo.
Una enorme tristezza affliggeva il cuore di Elena, che si sentiva in colpa per gli errori commessi in passato, che avevano portato alla morte di migliaia di uomini e che erano all'origine di una tremenda infelicità. In questa fase della guerra, le altre donne di Troia odiavano Elena. Poteva vedere il disprezzo nei loro occhi. Era ritenuta colpevole di tutte le tragedie del regno di Troia. Fuori dalle mura, Odisseo rifletteva su come rompere l'ultima barriera profetizzata che impediva la conquista della città. La città di Troia non sarebbe caduta se avesse avuto il palladio di Atena tra le sue mura. Ma l'astuto Odisseo escogitò un piano per entrare in città. Aveva bisogno dell'aiuto dell'amico Diomede. Diomede picchiò e frustò Odisseo come se fosse il peggiore dei criminali. Ma questa flagellazione era essenziale per il piano di Odisseo. Odisseo indossò una tunica a brandelli e bussò alle porte di Troia per chiedere aiuto. Odisseo, travestito, ingannò i troiani dicendo di essere un mercante straniero, catturato dai greci mentre cercava di portare rifornimenti a Troia. Disse di essere quasi morto dopo essere stato torturato per giorni e giorni, ma di essere riuscito a fuggire durante la notte. Elena, sentendo la voce di quell'uomo, era sicura di conoscerlo già. Ma per fugare ogni dubbio, disse che le sue cameriere si sarebbero occupate del visitatore. Le ancelle di Elena fecero il bagno ad Odisseo e curarono le sue ferite. Quando Odisseo indossò i nuovi abiti che gli erano stati offerti, Elena entrò nel suo alloggio. Vedendo il re di Itaca pulito e senza cappuccio, lo riconobbe immediatamente. Disse ad Odisseo di stare tranquillo, perché non avrebbe avvertito i troiani della spia che si trovava all'interno delle mura. Dopotutto, era lì solo come schiava. Durante la notte, Odisseo si recò di nascosto nel tempio di Atena. Con l'aiuto degli dei, la guardia sperimentò un sonno pesante. Odisseo entrò nel tempio e rubò il palladio che proteggeva la città. Nella sua fuga da Troia, sotto la protezione di Atena, eliminò le guardie che lo ostacolavano e la profezia del palladio fu risolta. Dopo aver mostrato il palladio a tutti i guerrieri greci, i capi degli Achei motivarono le truppe a prepararsi per l'assalto finale alla città di Troia. Gli arcieri troiani, appostati sulle mura, continuavano a respingere il tentativo di assedio. Ma il brillante Odisseo escogitò una strategia innovativa. I guerrieri greci avanzarono insieme, spalla a spalla, con gli scudi alzati. Sembravano una grande tartaruga. Le frecce dei troiani furono inutili contro la formazione di Odisseo e i soldati andarono verso le porte. Cominciarono a colpire il cancello con le asce e lo abbatterono rapidamente. Ma Enea si trovava davanti alla porta di Troia, chiedendo agli dei di aiutarlo a impedire che i greci conquistassero Troia in quel giorno. Il principe Dardano ricevette potere dagli dei. Usando questo potere divino, spinse un grosso blocco di pietra, facendolo cadere dalla cima del muro. Il grande impatto del blocco causò la morte di quasi una dozzina di guerrieri e il ferimento di molti altri. Ancora una volta, i greci furono respinti. Fuggirono, pensando che gli dei non volessero che Troia cadesse nelle mani degli Achei. I capi greci erano estremamente scoraggiati. La guerra era già iniziata da 10 anni e tutti i loro sforzi e sacrifici sembravano essere stati vani. Ma Odisseo mostrò ancora una volta tutto il suo genio, escogitando uno degli stratagemmi più famosi della storia. Dopo 10 anni di guerra, le sentinelle troiane notarono durante la notte che un bagliore di molte fiamme illuminava il cielo sopra l'accampamento greco. C'erano grandi colonne di fumo che salivano, come se stesse succedendo qualcosa di molto strano. Il mattino seguente, gli esploratori chiamarono i nobili troiani a contemplare il miracolo che era avvenuto. L'accampamento greco era stato abbandonato.
Gli Achei se n'erano andati. Ma in quella scena desolata spiccava un enorme cavallo di legno. Il gigantesco equino era stato costruito con le navi greche che non avevano più marinai al loro comando, perché erano morti in battaglia. Quel monumento era certamente destinato agli dei. Trovarono un uomo greco flagellato e legato ad un palo. Disse che si chiamava Sinone e che era stato lasciato indietro come sacrificio agli dei. In questo modo gli Achei poterono tornare a casa in tutta sicurezza. Sinone fu interrogato e gli fu chiesto perché i greci se ne fossero andati all'improvviso dopo aver sopportato un assedio di 10 anni. Disse che i greci avevano irritato la dea Atena, che era dalla loro parte. Era stata profondamente offesa dal furto del palladio che si trovava nel tempio della dea a Troia. Di conseguenza, una grande pestilenza si era diffusa tra gli Achei. Senza il sostegno divino, gli Achei realizzarono l'impossibilità di conquistare Troia e decisero di tornare a casa. Disse anche che quel cavallo gigantesco era un'offerta agli dei. La sua forma era grandiosa per impedire ai troiani di portarlo a Troia. Dopotutto, gli dei avrebbero certamente favorito chi avesse posseduto quell'omaggio e temevano che, con gli dei dalla parte dei troiani, Troia si sarebbe vendicata in modo orribile delle città greche. Il re Priamo, i suoi nobili e i sacerdoti discussero su cosa fare del grande cavallo di legno. Alcuni volevano bruciarlo, ma questo avrebbe fatto arrabbiare gli dei. Alcuni volevano lasciarlo dov'era. Ma la gloria di portare quell'offerta agli dei sulla piazza del tempio di Troia era irresistibile. Allora Cassandra, la sacerdotessa screditata, pregò i troiani di bruciare il monumento maledetto, perché avrebbe portato Troia alla rovina. Tuttavia, ancora una volta venne ignorata. E i troiani continuarono a deridere la sacerdotessa, che anni prima aveva predetto la sconfitta di Troia nella guerra. Ma i troiani non sapevano che all'interno del cavallo si nascondevano decine di guerrieri greci. Tra loro c'erano Odisseo, Menelao, Diomede, Pirro ed Epeo, l'abilissimo carpentiere responsabile della costruzione del gigantesco cavallo. Con uno sforzo considerevole, i troiani tirarono il cavallo fino alle porte della grande città. La grande porta fu parzialmente demolita per permettere all'enorme cavallo di attraversarla. E in un'insenatura vicina era nascosta la grande armata greca. Migliaia di soldati aspettavano solo il segnale d'attacco. Il grande cavallo di legno fu posizionato al centro della piazza del tempio della città di Troia e iniziò una grande festa. Tutta la città celebrò la vittoria sui greci dopo 10 lunghi anni di guerra. Il re aprì le porte della cantina reale e offrì l'intera scorta di bevande al popolo. Tutti dovevano festeggiare quel grande giorno con gioia ed abbondanza. Con l'avanzare della notte, la città cadde nel silenzio. Gli abitanti di Troia dormivano profondamente dopo la lunga giornata di festeggiamenti. All'improvviso, nella pancia del cavallo di legno si aprì una botola. Decine di guerrieri cominciarono ad emergere da quel nascondiglio. I greci si avviarono furtivamente verso il controllo delle porte della città. Le sentinelle rimasero sorprese di essere attaccate alle spalle dagli eroi che si stavano infiltrando in città. In cima alle mura, un segnale di fuoco fu inviato alle decine di migliaia di guerrieri fuori dalle mura. Le porte erano state conquistate. Guidato da Agamennone, il gigantesco esercito greco prese d'assalto la città ed iniziò un enorme bagno di sangue. Giovani uomini e donne disarmati non furono risparmiati. La rabbia sanguinaria degli Achei sembrava illimitata. Molti uomini troiani, anche se privi di armi e armature adeguate, cercarono di fermare l'avanzata greca. Ma il destino di Troia ormai sembrava essere segnato. Nulla poteva fermarli. Il figlio di Achille guidò gli uomini nell'assalto finale al Palazzo Reale, l'ultima roccaforte della resistenza troiana. La guerra di Troia si stava avvicinando alla sua fine.
Dopo aver invaso la città di Troia, i greci si abbandonarono a scene di estrema violenza. Ares, il dio della guerra, non poteva essere più soddisfatto dei fiumi di sangue che scorrevano per le strade della città. All'interno del palazzo reale, la nobiltà troiana era terrorizzata. Sapevano che i greci sarebbero stati spietati. Un terribile destino attendeva tutti i sudditi del re Priamo. Enea condusse un'eroica resistenza, fermando l'avanzata degli Achei e facendo guadagnare tempo a molti cittadini troiani per fuggire dalla città. Ogni speranza di vittoria per i troiani era però andata in fumo. Odisseo, il figlio di Achille, e Menelao sfondarono la porta del palazzo reale e la dea della vittoria era lì al loro fianco. Il sangue di Menelao ribolliva mentre cercava Elena di Troia. Aveva un enorme desiderio di vendetta. Odisseo stava combattendo contro gli ultimi uomini della guardia reale e, anche se in inferiorità numerica, opponevano una forte resistenza. Mentre Neoptolemo metteva alle strette il re Priamo di Troia nel tempio di Zeus, il vecchio re Priamo alzò la sua spada per l'ultima volta. I capelli bianchi del re non commossero il figlio di Achille, che trafisse il ventre del vecchio con la sua spada. Menelao trovò Elena nella camera del principe Deifobo, suo nuovo marito. Il re spartano volle tingere la stanza con il sangue rosso della coppia. Deifobo alzò la spada e avanzò contro Menelao, ma non aveva alcuna possibilità contro l'apprendista guerriero di Ares, che uccise il principe come se avesse macellato un maiale. Elena si trovò faccia a faccia con l'uomo che aveva tradito e abbandonato. Menelao era bagnato dal sangue di Deifobo e sbuffava come un toro inferocito. La regina di Sparta era rassegnata, perché sapeva che il suo destino era l'Ade. Ma gli dei non avevano ancora abbandonato Elena di Troia. La sua alleata, la dea Afrodite, fece sorgere un'aura intorno ad Elena. Quest'aura enfatizzò tutta l'esuberante bellezza della regina spartana, quasi accecando Menelao. Pentita delle sue azioni, Elena offrì il suo corpo alla lama di Menelao. Il figlio di Atreo, però, non poté consumare la sua vendetta, perché era ancora innamorato di quella donna. Vedendo suo marito vacillare, Elena lo abbracciò e gli chiese perdono, dicendo che lo amava ancora. Senza dire una parola, Menelao lasciò cadere le armi e accettò l'abbraccio della donna, che amava tanto al punto da spingere due nazioni alla guerra. La battaglia per il palazzo reale era finita. Tutti i discendenti della nobiltà troiana erano morti. Nessuno dei figli del re Priamo era sopravvissuto. La regina Ecuba, la profetessa Cassandra e la principessa Andromaca erano state arrestate e il loro destino era stato consegnato ai capi greci per essere condivise come schiave. Ma il destino di Astianatte, figlio del grande eroe Ettore, era ancora incerto. Era l'ultimo erede vivente della stirpe di Priamo. A vittoria ottenuta, i greci saccheggiarono e misero a ferro e fuoco Troia. Enea riuscì a fuggire dalla città, portando sulle spalle Anchise, il vecchio padre Storpio, e trascinando con sé suo figlio Ascanio. Fuggì in terre lontane, dando origine ad un fiero popolo conosciuto come i Romani. Mentre Troia bruciava in fiamme, la dea Era e Atena si rallegrarono per aver ottenuto la tanto agognata vendetta contro Troia. Agamennone si compiacque della sua grande parte di bottino. Ricevette anche Cassandra, la profetessa che i troiani ignorarono, portandoli così ad un destino orrendo. Ma un'ultima scena, triste e terribile, pose fine alla guerra. Astianatte fu strappato dalle braccia di Andromaca, che piangeva disperata. Dall'alto delle mura di Troia, Neoptolemo scagliò il povero bambino giù verso una morte certa. I greci convennero che non potevano lasciare in vita l'ultimo erede della casa di Priamo. Dopotutto, nelle vene del bambino scorreva il sangue di Ettore,
E se fosse cresciuto forte come il padre, la sua vendetta sugli Achei sarebbe stata terribile. Dopo 10 anni di guerra, gli eroi greci e i loro uomini tornarono in Grecia. Nonostante le molte glorie e i tesori, il ritorno a casa fu difficile. E così, per millenni, le muse ispirarono menestrelli a cantare le gesta dei grandi uomini che sacrificarono il loro sangue a Troia. Quelle imprese divennero immortali.